take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Oh. I got a good feeling. I got a good feeling. Mi avete deriso la scorsa settimana, vero? Bene, signori, il capitano è tornato qui a riprendersi la sua barca. Buonasera, puntata numero 144 del Blueprint. Puntata un po' particolare, quella di SmackDown, quella che abbiamo visto. È mancato un po' di star power, però comunque una puntata bella solida, a mio avviso. Andiamo a commentarla questa sera insieme a tutto il team con Dario Rondanini. Buonasera, che è ritornato a casa. Torna a casa Dario. Esatto. Torna a casa Alessi, torna a casa Dario. Buonasera a tutti. Buona Pasqua innanzitutto a voi e a tutte le vostre famiglie. Salutiamo anche tutti i coniglietti pasquali che portano le uova in giro per le case. Buonasera. Sì, questa sera siamo un po' a mezzo servizio, diciamo, perché quel disgraziato di Massi preferisce seguire le vicissitudini calcistiche della Viola piuttosto che... Però introduciamo l'altra ospite. Cacchio, Dario, siamo rimasti da soli. Siamo rimasti soli e te, non è mai successo. Nella storia del Blueprint. In tre anni di conduzione, ma io e Dario non siamo mai rimasti da solo, non c'è nessun altro. Buonasera a tutti che ci stanno seguendo in chat in questo momento. Buonasera Mago, buonasera Chris, buonasera Lampu. Ci arriviamo. Ciccio, dove stai? Ciao, ciao Lara Alonso. C'è il Milan, ma io sto qua. Ciao Kane, ci ha raggiunto anche Kane. Evan, buonasera. Evan, nome, Evan, cognome. Ciccio non può esserci. Che è sta cosa? Che non è sta novità? Esserci, non può esserci perché tifa Milan e gioca al Milan. Preferisce il Milan al Blueprint. Questa me la segno. Ma sì che vinciamo stasera, signori, che si brinda qua. Dunque, Dario, visto che siamo rimasti soltanto io e te, spero che una volta tanto potremo fare una puntata seria. No, vabbè.
E noi possiamo iniziare così, con Massi che arriva così all'improvviso. Buonasera. Ma sentito quando ho urlato vinciamo noi. Buonasera. Massi, abbiamo appena iniziato, quindi permettimi di fare la domanda di rito, ragazzi. La puntata vi è piaciuta o non vi è piaciuta? Partiamo da Massi, che poi so che se ne va. No, una buona puntata, secondo me. Ha detto, dal punto di vista di storyline, sono andati avanti, anche nonostante non ci fosse la bloodline, perciò hanno sfruttato le altre storyline. Nel senso, come se non ci fosse stato, dai. Cioè, per il resto sono andati avanti con le altre storyline principali, insomma, dello show blu, ma non è stata male come puntata. Dario, invece, per te la puntata è stata sufficiente, come dice Chris, o ma va bene così? No, diciamo che è stata una puntata per me abbastanza carica, nel senso che sono andati avanti con le storyline, insomma, principali. Ovviamente il focus per i main event, i match titolati, è tutto a Raw, perché chiaramente, ovviamente, adesso ci caricheranno anche l'ultimo Raw, diciamo, prima di WrestleMania, lo caricano con la Bloodline, con The Rock, Roman Reigns, eccetera. Quindi diciamo che SmackDown è stato giusto mandare avanti un attimino le storyline un po' più secondarie, diciamo così. Mi è piaciuto un sacco il segmento, il video che hanno trasmesso, quello di Oskay e Bayley. Mi è piaciuto veramente tanto, bello. Mette ancora più hype, secondo me, per il match. Debutto di Jade Cargill, ci arriveremo, anche per quello ho un paio di cosine da dire. Sarà anche il tema caldo della nostra puntata. Sì, certo. Puntata senza effetti speciali, ma tra il debutto di Jade e le affermazioni di Heyman c'è tanto da dire. E poi c'è la Dominic. senza effetti speciali sì, però comunque è una puntata che secondo me ha fatto il suo, perché comunque ha portato avanti tutto quello che c'era da portare avanti, e va bene così, insomma, puntata bella carica, poi figura di SmackDown va via come le patatine, quindi... Meno male. Sempre utile. Meno male, davvero. Dunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo con la nostra analisi, la puntata, con il primo match della serata. Gli RKO contro i Pretty Deadly, non lo so, mi piace chiamarli così, è orecchiabile e ci sta anche. Dunque, in questo incontro, che cosa abbiamo visto? Classico match di coppia, buona prestazione dei Pretty Deadly, che come coppia, davvero. Vittoria tra l'altro sporca dei Pretty Deadly, che arrivano a battere degli ex campioni mondiali. Potete far capire. Dario, anzi no, partiamo da Massi, che poi ci abbandona. In generale il match è comandata, e anche l'interferenza di Logan Paul. Ah, mi sentite? Adesso sì. Mi sentite? Sì. Hello? Sentite? Lui che non sente noi. No, è che sono in un posto, non è che... Non prende bene. Vi sento a scatti, non so come mai. Vi sento a scatti, non so come mai. Aspetta che esco e rientro. Gente che entra, gente che esce. Dai, a sto punto inizio io. Ma io posso continuare una puntata in questo modo? Io scatti. No, allora, vabbè, a questo punto inizio io. E a te sto aspettando. Volevo approfittare che c'era Massi per fare uno yes boy corale, ma non è possibile. Non è possibile. Però vabbè. Yes boy! Allora, ragazzi, io godo quando vedo i Pretty Deadly, io godo sempre. Che belli. Fantastici. Stupendi. Allora, mi dispiace che non andranno a WrestleMania, perché veramente se lo meriterebbero.
anche se obiettivamente sono uno dei team che ha fatto, cioè, ha fatto cose, ma ha fatto meno rispetto ad altri, quindi è giusto che comunque non ci vadano, marchismi a parte. Però, insomma, il fatto che abbiano battuto un team stellare composto da Kevin Owens e Randy Orton, insomma, mi fa ben sperare per quando finalmente ci sarà questo benedetto split dei titoli. Quindi mi fa ben sperare per il futuro, diciamo. Non so se lotteranno, ma in qualche modo compariranno. Ma io me lo auguro. Io me lo auguro veramente, perché i Pretty Deadly io li vorrei vedere sempre, dovunque. Ma cosa li fai fare a WrestleMania? E niente. Vieni mazzato. WrestleMania. No, li puoi far comparire magari in qualche segmento nel backstage con qualche altro team. Potresti fargli fare, non so, Yost. Qualche interferenza o qualche segmento strano? È l'unica, ma interferenze credo di no, sai, perché dove li fa interferire? Già nel match di coppia sono 6 coppie, sono 12 persone. Ma poi, scusami Dario, è che un ladder match, che cazzo fa l'interferenza con un ladder match? Appunto, è un po' strano. Cos'è una riunione di condominio? Salutiamo la Vale. Cos'è riunione di condominio? Con l'ombrello rotto. Assemblea condominiale. No, comunque, giuro, allora, io quando è iniziato il match ho detto, vabbè, lo guardo perché lo devo guardare, ma ovviamente è scontatissima. Sì. Allora, l'unica lode che gli posso fare è la fidanzata che c'ha. Solo quello. Dario che fa la lode a Ricochet, da quando? Perciò si sta scatenando un'apocalisse qua fuori. Appunto. Neve, cioè, un cataclisma, porca miseria. Vedi, gli ha detto che ha fatto una cosa giusta da Ricochet, vedi Dario, e subito è successo che il finimondo, ecco. Porca miseria, un cataclisma ha fatto venire. L'unica cosa giusta che ha fatto si è messo con Samantha. Vabbè, comunque. Adesso dicono che l'8 aprile c'è la fine del mondo perché c'è l'eclissi e quindi succederà qualcosa. Chi lo dicono? YouTubers e TikToker. Ma andate a lavorare, veramente. Ecco. Vabbè, l'apocalisse magari finirà la Bloodline, quindi. Forse è quella. Esatto. Già oggi è finita un'era perché il CEO di PlayStation si è dimesso. È già finita l'era. Ma quello giapponese o Jim Ryan? L'americano. Jim Ryan, ok, sì, Jim Ryan allora. No, comunque, dicevo, quando ho iniziato il match ho detto, vabbè, lo guardo perché lo devo vedere, però insomma già so come finirà. Poi all'improvviso mi vincono, sporco, perché ovviamente è sporco, devono vincere, però insomma hanno vinto. Ho detto, sti cavoli, nel senso, è una vittoria comunque. Grazie Arca. Esatto. Però diciamo che è stato veramente un bel momento. Logan Paul poi voglio dire genio del male, cioè interferisce, si nasconde sotto al ring, bravo fattene via, c'è il VAR, giustamente il VAR che è intervenuto. Esatto, no, bellissima la scena. Fanno vedere il replay del Randy Orton, cioè, ma fa la merda, era sto stronzo. Comunque si gode per i Pretty Deadly. Ovviamente questa sconfitta non intacca assolutamente lo status di Kevin Owens e di Randy Orton, perché chiaramente sono Owens e Orton, figurati. Mi auguro che possa servire da propellente per spingere i Pretty Deadly. Speriamo che magari una volta avvenuto lo spingere dei titoli possano fare qualcosa, perché se lo meritano tanto. Sì. Vediamo poi i piani quali saranno. Sì, lo split dei titoli io ero contrario, ma a questo punto ci vuole. È meglio perché sono pieni di coppie tra entrambi i roster, quindi. Appunto, non li fanno mai girare a parte i singoli. I singoli girano, le coppie stanno sempre là. Come appunto.
Infatti. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Che volimo fa? Ecco. E dunque... Dai, vi dico un po' le opinioni al volo, poi vi lascio parlare e poi mi recupero. Vada, vada. No, che è successo? Vabbè, Wolf Dogs, sì, vabbè, NXT, è roba di NXT. Lo so chi sono, sto scherzando. Non sono così ignorante come voi credete. Non si sa mai, non si sa mai. Alan? Vabbè, perché si è mutato? Mi è saltato tutto, fermi tutti. È rimuto, ho detto che cazzo. Mi è saltato tutto. Cosa? Vai Massi, dai. Grande Casta, grande Casta. Ciao Casta, scusami. Ciao Simone. Sul Massi from the Block, vabbè, certo, sono a giro, sai com'è, sono fuori dal bar, giustamente, dal cercolino, giustamente. Sono fuori dal tunnel, sì, ecco, per non dire altro. No, che dire della puntata, detto. Poi sì, ci sono stati gli altri due tag team match, ormai questa puntata è piena di tag team match, e praticamente le due finali tra il Catch Republic e il Legado del Fantasma, che hanno vinto il Catch Republic. Bel match, buon match secondo me. E poi che c'è stato l'altro, sì, Wonder e Theory, che hanno vinto contro i due cretini dei Six Profits, giustamente Dawkins è il coglione di turno, cioè se in mezzo al match vedi che stanno attaccando i tuoi compagni, che cazzo vai via, rimani a dare una mano al tuo compagno, scemo di merda. È scemo, che scusami, è scemo di merda. Cretino, torno sul ring. È vero, scusa, perché poi gli ha costato la sconfitta così. E sì, vabbè, poi che c'è stato, sì, il segmento di Rey Mysterio, insomma, che sfida, insomma, vuole sfidare Dominic e Santos Escobar insieme a Dragon Lee, per la tua gioia, non Dragon Lee, vedi? Che anche lui a ciccio prima o poi lo trovo e lo sciacco. Sì, che poi si potrebbe esserci il turno di Carlito invece, e non di Dragon Lee. Ci arriviamo io e Dario su questa cosa, perché anche io l'avevo pensata. Dagli sguardi, sai. E poi c'è stato, sì, vabbè, l'arrivo di Jade Cargill, grande stile. Storm is arrived, insomma, Storm is coming, Storm is arrived. Quindi, vabbè, è una buona presentazione. Beh, però la vera immagine è un'altra che vi manderò dopo. Ci ho messo 10 minuti a capire che aveva scritto "Do cazzo vai". So vai. Ci ho messo 10 minuti per leggerlo. Ah sì, vabbè, do cazzo vai. Effettivamente non è immediato. Do cazzo vai, effettivamente sì. Hai ragione. E poi c'è stato il... Sì, vabbè, il match femminile, quello tra Bianca Belair e cosa, e da cosa che ha vinto Bianca. Ma non ho capito, ha vinto Bianca per schieramento o per squalifica? Schieramento. No, schieramento, ha vinto per schieramento, ha vinto pulito. Ah, pensavo avessi vinto per squalifica, perché ho visto tutte attaccare Bianca alla fine del match, credevo, mentre stava pinnando. No, è stata una vittoria pulita per schieramento. Ah, pulita, forse, pulita. Però, secondo me c'è stato un qualche errore di timing, Ci sta. Per me doveva finire. Tanto alla fine squalifica o vinceva. Sì, infatti. Bianca vinceva. Sì. Secondo me è stato per me un errore, sì. Perché le ho viste attaccare subito, erano già sul ring. Diciamo, io pensavo come Papa Shango a WrestleMania. Ciccio, muoviti, eh. Per chi sa la storia. Papa sì, Shango, che cos'è? WrestleMania 8, che cazzo era? Sì, ha sbagliato il timing, ha dato è toccato uscire tipo è costretto praticamente l'avversario di Hogan a uscire dalla leg drop. Sì, chi era? Non mi ricordo. Mi sembra Sid, forse. Sid? Può essere. Infatti dice, che cazzo esce dalla leg drop, idiota. Vabbè, signori, io vi abbandono, vi lascio la vostra puntata e tanto poi vi recupero se ce la faccio. Se ce la faccio a tempo vi risaluto
da PC, altrimenti buona continuazione e poi vi recupero. Va bene Massi, grazie mille per la comparsata, ricorda, grazie. Forza Milan. Ecco, bene, dopo questo sta cantando. Ciao ragazzi, buona ciao, continuazione. Sì, ciao, ciao, ciao. Per la serie Alan sei sempre la solita merda. Andiamo avanti. Ok, torniamo a parlare un attimo di Randy Orton e Kevin Owens, perché ok, sono un paio di settimane che stanno facendo gli amiconi, però questi prima o poi arriveranno a WrestleMania, che si dovranno menarsele. Eh sì, assolutamente. Ecco, Evan l'ha appena scritto adesso, ma non è insensato questo tag team fra Randy e Owens? Vorrei vedere magari qualche interazione fra di loro e magari che cominciano a scontrarci come si deve. Il punto è che manca una settimana a WrestleMania, cioè una... Che è stato? No, stava... c'è Show di là che stava ridendo perché abbiamo preso WWE 2K24 e praticamente ha avviato la modalità, quella della fazione, no? Quella delle figurine. Sì. Ecco. Chi va a capitare, secondo te? Ricochet. No, bello perché poi mi fa la foto. Bello perché poi mi fa la foto. Bello perché mi fa la foto. Mi fa la foto, me la manda su Telegram, la foto dello spacchettamento. Mi fa la foto, me la manda su Telegram e poi su WhatsApp mi scrive guarda su Telegram. E mi ha fatto praticamente sulla figurina di Ricochet mi ha messo le freccettine. A dire proprio devi guardare qua. Cioè, Ricochet è il nuovo Rick Roll, eh? Esatto, sì, sì. Ricrochet, basta! Vi sparo tutti con i fiorellini. Ti giuro, Dario, noi stiamo cercando di organizzare un torneo su 2K24. Ti giuro, Dario, mi pia Ricochet, guarda, te lo giuro. Siete veramente degli scarti di materia fecale. Cioè, per non dire che non siete delle merde. Ecco qua, alla fine l'ho detto. Ai. Torniamo a Randy Orton e Kevin Owens, che stanno pure loro, che stanno aspettando meglio. Quello che dobbiamo dire. Comunque. Che stavo dicendo? Ah, manca una settimana a WrestleMania e questi due ancora non si sono menati, ma arriveranno sicuramente venerdì a SmackDown, che se ne suoneranno di santa ragione l'ultima di WrestleMania, perché se no non c'ha senso sta cosa. Poi arrivano a WrestleMania e si minano. Cazzo, io settimana scorsa li ho visti in coppia e a WrestleMania si minano, non è che c'ha molto senso sta cosa. Ma allora, secondo me non si stanno menando perché c'hanno, tra virgolette, un nemico comune, che sarebbe Logan Paul. Quindi piuttosto che menarci fra di noi, facciamo squadra e andiamo via a sto tizio che schifiamo entrambi. Quindi questo secondo me... Ho capito, però arriviamo a WrestleMania che è un triple threat. Eh sì, no, ma infatti secondo me questo è il loro ragionamento. Poi è possibile che comunque, perché già se non erro la settimana scorsa, si stavano quasi per colpire, se non erro, però. Sì. Diciamo che vabbè, hanno fatto un tease su quante settimane sono, quindi secondo me sono andati un po'... Cioè, l'hanno buttata un pochino, sai, a dire tanto questi qua, poi si meneranno, cazzo ce ne frega. No, nel senso, hanno dato per scontato che noi, insomma, che andasse bene, cioè che ci andasse bene, insomma. Esatto, sì, stava facendo un archivio per sbaglio, sì, ecco. E quindi voglio dire, mi gratti il microfono? Un pochettino. Ma porca.
Provato molto leggermente, però. Ora? Sì. Vabbè, però non è fastidioso, eh. Non è fastidioso. Comunque, dicevo, sì, dovrebbero forse fare qualche teaser in più del fatto che comunque è un triple threat, perché poi vanno d'amore e d'accordo, però poi comunque alla fine a WrestleMania si devono menare, giustamente, e hanno un... non bisogna dimenticare che appunto hanno un nemico comune. E bisogna cercare di, appunto... Di mandarlo via, fondamentalmente. Quindi, boh, vediamo. Magari questa cosa WrestleMania sarà la loro forza, nel senso che magari potranno fare squadra nel match, mandare via Logan Paul, mettere fuori gioco Logan Paul e concentrarsi poi in una specie di one-on-one. Secondo me questo potrebbe essere il filo conduttore del match, no? Magari di WrestleMania, che magari tutte e due fanno squadra per mettere fuori gioco Logan Paul e poi vedersela fra loro. E poi magari questo potrebbe essere anche un momento importante per il finale, perché magari arriva poi Logan Paul, magari di rapina ti fa una vittoria, metti. Ok, ma non stiamo parlando di persone che fanno le marachelle come Chris Masters e Carlito ai tempi. Stiamo parlando di Randy Orton e Kevin Owens. Cioè, sti due minuti durano se devono fare cose in coppia. Poi capiscono, si ricordano che non tiro street e iniziano a menarsi come i fabbri. Sì. Sì, beh, diciamo che è un po' strano. È un po' strano perché poi sono due che sono, come dire, cioè sono forti in singolo, capito? Quindi già che li metti insieme ti fa strano. Però vabbè, questa è la storia che ci sta. Ci sta anche l'interazione fra due, perché alla fine sono due face. Face. Se no poi arriva Chris e dice sono due face. No, ho detto face. Sono e ci sta buoni. Esatto. Ci sta l'interazione. Baby face. Dobbiamo adottare il termine baby face. Perché così si chiamano. Sono due baby face e quindi ci sta che hanno un'interazione. Però se è pure l'ultima puntata mi fai la solita interazione, cioè, a WrestleMania poi cosa mi vai a raccontare? Ma magari poi venerdì si menano, eh. Può essere. Se le danno di quelle regnate venerdì. Può darsi, perché comunque effettivamente c'è, cioè, in tutto il percorso verso il match, mezza volta e Randy Orton gli stava facendo un RKO per sbaglio e poi basta. È poco. E poi, anche se comunque secondo me, diciamo, loro stanno facendo leva, come storyline intendo, stanno facendo leva sul fatto che tutti e due vogliono mandare fuori dai giochi Logan Paul, perché hanno entrambi dei conti in sospeso con lui, e quindi piuttosto che menarsi fra di loro preferiscono fare squadra contro di lui, che va bene. Però è un po' pochino come sostanza, che non si... cioè non c'è, capito? Non c'è Ma un ci sta che vero e me lo proprio... racconti durante la settimana? Ma non me lo puoi, non mi puoi raccontare una cosa del genere a WrestleMania sapendo che Randy Orton è fatto in una determinata maniera? No, ma WrestleMania sicuramente, WrestleMania può essere anche che magari, come stavo dicendo prima, magari a WrestleMania il match comincia, fra virgolette, bene, nel senso che loro magari mettono fuori dai giochi Logan Paul, se la vedono loro due, e poi vedendosela loro due viene fuori Randy Orton e viene fuori Kevin Owens, cioè combattenti singoli che devono vedere i fatti loro e quindi se menano e quindi escono fuori, diciamo, la... Escono fuori i combattenti veri, che poi magari nella parte metà barra fine match arriva Logan Paul e si evolve poi si va verso il finale, che può finire o che magari Logan Paul mi fa una vittoria di rapina sfruttando magari qualche incomprensione fra tutte e due, oppure che effettivamente Logan Paul viene definitivamente messo KO e ci sarà un nuovo campione. Cosa che io credo, tra l'altro. Non so chi, ma secondo me... Anche se però Logan Paul ha sempre perso finora a WrestleMania, attenzione.
No, ho perso una volta. Perché contro Seth Rollins ha perso l'anno scorso. E poi c'era WrestleMania contro The Miz, giusto? Ha fatto, mi sembra. No, SummerSlam. Oddio, ha fatto una WrestleMania con The Miz. Contro i messaggi. Ah, sì, è vero. E incontro vero. Che hanno vinto poi. Ah, è vero. Hanno vinto e poi The Miz lo ha tornato. Ha tornato su di lui, sì, a fine match. Dicevano addirittura che stanno affrettando il tutto e non sanno cosa fare perché hanno dato solamente spazio alla Bloodline e Cody. Però alla fine sai qual è il punto? Stiamo parlando di due main event di entrambe le notti di WrestleMania. È anche un po' logico che si concentrano maggiormente su quello, anche perché è su quello che si è costruita l'intero evento di WrestleMania quest'anno. Quindi da una parte è anche comprensibile. Però, sinceramente, anche se tu le fai troppo affrettate, inventati qualcos'altro. Fai un qualcosa che mi dia l'interesse per guardare anche questo incontro. Cioè, l'interesse c'è, perché stiamo parlando comunque di Randy Orton, Kevin Owens e Logan Paul. Sì, sicuramente. No, secondo me non è tanto che non sanno cosa fare, è che, secondo me, hanno... i piani ce l'hanno. I piani ce l'hanno ovviamente precisi. Però, chiaramente, stanno scegliendo, secondo me, è una questione di priorità, ecco. Stanno dando ovviamente priorità alla Bloodline e Cody perché chiaramente hanno monopolizzato tutto a WrestleMania quest'anno. E poi, secondo me, stanno cercando di spingere 1/2 match oltre a questo. Nel senso che stanno spingendo molto sul match di Bayley, perché è un altro di quei match che sta avendo abbastanza spazio nelle varie puntate. E poi, secondo me, appunto questo qua di Logan Paul, perché ovviamente ci sta, perché devi attrarre sempre più persone che seguono Logan Paul e quindi li porti a vedere anche i suoi match. E boh, forse un pochino il match quello per i titoli di coppia, appunto, ma perché c'è questa sorta di mini torneo che hai fatto e quindi è chiaro che ti fa monopolizzare alla più tempo nelle puntate. Dario, quello che mi stai dicendo, le storyline più importanti sono quelle in cui si ruota intorno alle cinture, perché quelle tre sono le cinture che stanno a SmackDown: il WWE, quello femminile e quello degli Stati Uniti. Esatto. Quelli di coppia stanno ancora a Raw. Sì. Tecnicamente. E poi ci stanno veramente togliendo minuti di vita preziosi che non avremo mai più indietro con le stable sti cazzi, praticamente, legato e il W.O. alla fine. Oh, signore, ci arriviamo. Ciccio, perché non ci c'è stasera? Che oggi ci saremmo divertiti tantissimo. Te possono. Intanto mi è giunta voce che ha segnato Binan. Massa e Bullpin non ci vede più. Ma dà segnato Binan, cazzo di... Mago, cazzo dice, non ha segnato Binan. Sì, 2-1. Ah, 2-1, ah, capito. Sì. Sta vivendo il Mina, perché prima era morto, fammi capire. Sta vivendo. Ah, e anche questa la tagliamo. E come ridazzare. Ci mancava veramente tanto, mancava veramente tantissimo. Allora, chiusa questa parentesi, questa storia, questo incontro, poi ne riparleremo settimana prossima perché avremo anche il Blue Predict, quindi i nostri pronostici per la parte SmackDown per WrestleMania, anche se io l'ho già fatti con Wrestling Times Podcast, ma è bello rifarli. Andiamo avanti perché c'è un segmento che mi ha incuriosito parecchio. Abbiamo visto le l'Unholy Union. Nel backstage con Nick Aldis hai la donna che ci ha graziati della sua vista, e non dico altro, però tutta quell'aura da dark misteriosa che ci avevano, io non l'ho vista più. Infatti questo mi ha fatto abbastanza strano perché
non hanno fatto niente di dark, di mistico, eccetera, eccetera. Magari lo faranno in seguito. Però io, sinceramente, siccome Ayladon ha un accento scozzese super mega marcato, ho fatto un po' fatica a capire che gli ha detto. Non è tanto importante quello che gli ha detto, che gli ha detto. Quello alla fine gli voleva dire qualcosa e Alba Fire l'ha portata via. Alla fine è una gag, alla fine, non è importante quello che ha detto. Però un minimo di importanza ce lo deve avere, perché altrimenti che me lo fai fare il segmento? Cioè, perché l'hai messa in puntata? Ma quante volte abbiamo visto segmenti in cui si vedono, si scambiano salute e ciao, come stai? Arriva all'improvviso non si mos, damn! Vediamo. Pessima interpretazione di Ron Simmons, lo so. A questo punto sì, non so come le devo interpretare, perché non stanno facendo niente, sono completamente sparite e magari, non lo so, stanno cercando, spero, di buttare dei sassolini per farle ricomparire in seguito. Non lo so. Vediamo. Dice Vale, una cosa è certa, stanotte Mickey James farà dormire Aldis sul divano. Eh beh, sì, ci sta. Vabbè. Ne è valsa la pena, signori, che ci fa. Una nottata sul divano penso che ne valga la pena. Comunque, da questo segmento c'è stato anche AJ Styles, che voleva sapere se Elena sarebbe stato presente. Nick Aldis le ha detto, gli ho chiesto di non venire, Aldis glielo dovevi dire. Esatto, glielo dovevi ordinare di non venire. Che poi anche lì è AJ Styles genio del male, veramente. Una puntata dice... Perché Nick sul divano? Allora, ho detto all'inizio che Ayladon ci ha graziato con le sue grazie, no? Gliel'ha messa bella in mostra. E Nick Aldis ha buttato l'occhio. Chiamalo scemo. Scusatemi, mi dissocio, però chiamalo scemo. E perciò Mickey James, per chi non lo sa, Mickey James è la moglie di Nick Aldis. Esatto. Per chi non lo sapesse. Esatto. Andiamo avanti, perché abbiamo il secondo incontro della serata, un altro tag team, Street Profits contro gli A-Town Down Under. È un altro scioglilingua sto nome. Non si potevano chiamare teoria della Waller, no? La teoria della Waller, più bello, più simpatico. No, invece A-Town Down Under. Io ci ho messo una settimana per impararmelo. No, aspetta un attimo. Dice Keina, non avevo visto che aveva dato un'occhiata, può sempre dire che era in gimmick. In gimmick in base a che cosa? Dell'amante delle pop... Andiamo avanti. Non è una gimmick. Quella è la vita. È la realtà. È la vita. Allora, i teorie della Waller, cioè i A-Town Down... La teoria della Waller, insomma. Quelli là. Sì. Quello là. Match che poi, come ha detto Massi prima, Dawkins, sei un grandissimo genio, perché poi sì, abbiamo visto prima Bobby Lashley e Bifebe che avevano preparato il banchetto, il loro onore in caso di vittoria, ma come ci insegnano sempre tutti quanti nella vita, anche a scuola, non festeggiare mai prima della vittoria. Guardate gli inglesi agli ultimi europei che si erano tatuati It's Coming Home e poi non ci hanno avuto un Kaiser. Esatto. E dunque, poi c'è stata la mega rissone con l'ennesima vittoria dei Final Testament. Adesso vediamo se per WrestleMania faranno un qualcosa. Però il punto è che già sono tanti match a entrambe noti. Sono in media 6 match a serata. Sì, si diceva che dovrebbero arrivare a 7 match a serata. Ma
circa. Sette match a serata, quindi saranno quasi quattro ore, penso. Quasi quattro ore a notte. Quattro di kick-off! Per chi si ricorda, Clash at the Castle, che parlava un po' di Dynamite, no, di che cos'era, Full Gear, non mi ricordo. 15 match, ragazzi, 15 match. 4 di kick-off! Alza, sì, lei che rideva. Sì. No. C'è ancora la clip da qualche parte, però. Non è importante, adesso andiamo avanti. Passano lì e Town Down Under, Dario. Sinceramente sono stato abbastanza sorpreso della cosa, perché io pensavo che, essendoci i Profits ed essendoci Montez Ford, che è tipo una libellula, pensavo che, visto che ci sono le scale, sarebbe stato utile avere i Profits per gli spottoni con le scale, appunto, per gli spottoni che comunque Montez Ford, diciamo, avrebbe fatto dei voli di qua e di là, e quindi, insomma, per un fatto di spettacolarità nel match pensavo che avrebbero messo dentro i Profits. Però, giustamente, dall'altra parte, se l'intenzione è quella di fare un altro match di coppia tra appunto i Pride e i Final Testament, a questo punto si può anche condividere la scelta di far vincere la teoria della Wallera. L'unica cosa, appunto, è che mi auguro che ci sia un seguito al fatto che a Elimination Chamber Theory è stato mazzulato da Cody e Rollins e Waller, così. Infatti, ti ricordi che dicevo qualche settimana fa, mi aspettavo che avrebbero fatto il Grayson Waller Effect con il turn heel di uno dei due, anzi il turn face di uno dei due. Di uno dei due, esatto, sì. Magari se lo tengono per il post WrestleMania, e magari chissà, proprio a WrestleMania succederà qualcosa fra i due, che quindi magari si posteranno la vittoria, non vinceranno, e uno dei due tornerà sull'altro. Può anche essere. Se vuoi per forza lo spot spettacolare, c'è pur sempre Kofi Kingston nel match. Ah, è vero, sì. Quindi lo spot ce l'hai comunque assicurato. Sì. Dice Mago, meno male che non c'è l'Andre the Giant Memorial Battle Royale. Mi dispiace contraddirti, ma la fanno a SmackDown. Esatto. Non la fanno a WrestleMania, però la fanno... ma non l'hanno annunciata. Sì, no, l'hanno annunciata, sì. L'hanno annunciata prima della fine della puntata, quando fanno il recap della settimana seguente. Perdonatemi, ho dovuto fare le cose in fretta e furia stasera, quindi non ho seguito molto attentamente ciò che dicevano al commento. Allora, questo raggiungiamo per dopo. Evan, ma Montez non doveva essere pushato in solo? Sì, sono due anni che dicono la stessa cosa. Sempre punto a capo. Non arriva mai. Il problema è che lo dicono ogni anno, ma non arriva mai sto push. Ma il problema è perché a Dawkins poi che gli facciamo fare? Che gli fai fare? Boh. E soprattutto lasciamoli così, perché ne abbiamo bisogno di coppie. Se veramente splittano i titoli a WrestleMania, abbiamo bisogno delle coppie come il pane. Questo sì. Quindi a sto punto sì, è vero. Cioè, se i piani sono effettivamente quelli di splittare le cinture, a sto punto io sono abbastanza d'accordo sul fatto che non splittino. O meglio, se li vuoi splittare, fallo, ma mettimi altre coppie che possono competere per i titoli separati. Quindi, per esempio, come dice Chris, ci sono anche, appunto, Cedric Alexander e Ashanti Adonis, che ovviamente niente fanno, però insomma, se fai un torneo, una cosa per le coppie, ce li metti per fare numero e li fai perdere, perché comunque non li puoi più salvare a questi qua. Nel senso che o inizi a farli vincere veramente qualcosina, ma hai delle altre coppie, per esempio, ecco, cioè, per esempio, fra Cedric Alexander, cioè Alexander e Adonis e i Pretty Deadly, ovviamente, se sei una persona intelligente e sana di mente, mi mandi avanti i Pretty Deadly, ovviamente. Quindi sti due li devi mandare a prendere la cancelleria, visto che Ashanti Adonis c'ha ancora lo zaino dell'Invicta sulle spalle.
li mandi a comprare la cancelleria per tutto l'ufficio. Li mandi a comprare le penne, le gomme, come, le matite. Come sei cattivo? Da mercoledì parte Speed e tu me li mandi in ferramenta? Ma io non lo so. Perché loro vanno veloci, quindi Speed vanno veloci a comprare la cancelleria. La risata su. Non mi fa ridere, va bene. Mi fa piacere. Content. Mi fa piacere talmente tanto che guarda, piove. Brava! Aia! Brava! Aia! Mena come non hai mai menato in vita tua, vai. Aia! La Madonna, che c'ha padella al posto delle mani, la Madonna. Sì. Ancora Evan, possono anche spostare Corbin e metterlo con Bron, dato che la coppia sta funzionando. Però a NXT sì, stanno facendo belle cose, lasciamolo ancora lì per un momento. Ma fini che poi me li bruci. Se no, NXT secondo me... Allora, visto che Bron già è salito ormai, Bron è già salito su, dopo Stand and Deliver splittano, perché ovviamente Bron deve salire su, ovviamente... E devono perdere a sto punto i titoli, credo, a questo punto con i Good Brothers. Quindi peccato perché stavano funzionando su una bella coppia, veramente una bella coppia tutte e due. Però è questione di tempismo, ecco, perché purtroppo Bron Breakker hanno già fatto capire che passerà appunto a SmackDown, che passerà su almeno fino al draft, e quindi hanno fatto le cose bene, ma con i tempi sbagliati, secondo me, perché comunque adesso a Stand and Deliver, visto che Bron già è salito su, a Stand and Deliver mi devi far perdere per forza. Quindi o una volta che perdono mi fai salire su anche Corbin, e va bene, ok... Però non mi pare che la strada sia quella, capito? Perché mi sembra che vogliano puntare su Bron Breakker da solo. E boh, vedremo a questo punto da Stand and Deliver in poi, vediamo. Sì, vediamo, è tutto da vedere. Manca comunque ancora una settimana a WrestleMania, quindi... Poi dopo WrestleMania partirà una nuova stagione e vedremo, nel senso... Inizierà sì, qualcosa di nuovo, esatto. Quindi vedremo come andrà avanti. Dice Chris Corbin: lo voglio a Lione perché in Francia è amato. Lo voglio no, o lo vuoi tu? Non è la stessa cosa. In Francia è amato, non lo so, lo spero per lui. Ecco perché dobbiamo cantare Baron Corbin, re di Francia. Oh, te ne nanno sta canzone, Dario, non te la ricordi più? No. Grande festa alla corte di Francia, lì sul ring c'è un ring in più, c'è un wrestler in più, senza capelli, ma non li ricordiamo, Lone Wolf tornerai tu. Ah! Con Vince volevo un campione, ma ahimè non arrivi più. Ora sì. Te ne nanno, un anno esatto, resta meno dell'anno scorso è nata sta canzone. Andiamo avanti, Dario, perché qua c'è da buttare tanto veleno e anche per fare una considerazione molto importante in base a ciò che dice anche Ciccio. Caos Latino, l'ho voluta chiamare Caos Latino perché non capisco l'inserimento di Dominic Mysterio. Ok, la spiegazione di Santos Escobar ci sta anche. Però, secondo me, dato che lui sta parte di un'altra stable, non c'è senso. È tiratissima, veramente una spiegazione tirata per i capelli. Hanno cercato di darti un minimo di spiegazione logica, ma c'è veramente poca logica, nel senso che hanno però fatto... Se la guardi in un altro senso, se tu la guardi dal punto di vista del Judgment Day, come ha detto Damian Priest, non solo è una serata importante per il gruppo, ma è una serata importante individualmente, cioè sì. Se la stanno girando su questa storia. Ci arriviamo, ne parliamo dopo, però secondo me
già si è capito cosa succederà a WrestleMania. Dunque, alla fine, che cosa stiamo per vedere? Il rematch dell'anno scorso tra Rey Mysterio e Dominic con l'aggiunta di Dragon Lee e Santos Escobar. Ciccio, io ti giuro, Ciccio, se tu mi stai ascoltando, se tu stai recuperando questa puntata, oppure clippate e mandategliela in privato. Ciccio, io ti giuro, io ti lancio le meglio macumbe che esistono su questo pianeta e anche su Marte, perché io sono convinto che ci stanno pure macumbe su Marte. Ciccio, io ti giuro veramente, quanto è vero il calice di Era, io ti troverò e ti ciaccherò. Sappilo, sappilo. Avete presente il film di Liam Neeson, quello Io vi troverò? Esatto. Ecco, Io ti ciaccherò, si chiama il remake. Ciaccherò. Il remake di Alan Mack. Alan Mack. Il remake. Il remake di Alan Mack. Andiamo avanti. Il remake di Alan Mack. Allora, io comunque Dominic sia stato infilato in questa storia anche per un eventuale cammino, diciamo, da solo, senza Judgment Day, con Andrade. Quindi non ce l'hanno infilato adesso, però secondo me è chiaro che vogliono fare qualcosa insieme. Vogliono mettere insieme Dominic e Andrade, adesso o contro o in coppia, ma penso più contro, quindi stanno secondo me preparando, ecco, l'uscita di Dominic dal Judgment Day, ma come ha detto giustamente Damian Priest, è una serata importante per tutti quanti a livello individuale, quindi io Secondo, a pensare secondo ad un eventuale... me a WrestleMania ci sarà proprio lo split del Judgment Day, perché poi se succede quello che succede con Damian Priest, Rhea poi si, giustamente o segue Dominic o lo manda a quel paese, JD e Finn che fanno? Si guardano in faccia? No, infatti. Appunto. Infatti, poi conta che magari perderanno pure i titoli di coppia, che magari verranno splittati, che una coppia prende un set di cinture, una coppia ne prende l'altro, può essere anche che splittino tutti. A questo punto io mi gioco anche... Sto iniziando a pensare, dopo questa frase di Priest, sto iniziando a pensare che Priest incassi. Tanto per dire, parliamone dopo, che già ne stiamo parlando. Lo riprendiamo tra poco questo argomento. Torniamo al caos latino che si è andato a creare con Chris che dice Andrade vuole essere amico di Dominic e del Judgment Day. Questo è quello che credi tu. È quello che ti vogliono far credere. Ma siamo sicuri che andrà così? Siamo sicuri che poi in realtà non vuole andare in faida? Magari fa la parte del face e dopo WrestleMania, appunto, hai visto che è successo, hai sfidato un'altra volta tuo padre ed è successo questo. Tu a tuo padre non gli devi mancare di rispetto. Anche perché quando lui ha iniziato ha parlato della sua storia, della sua eredità. E per andare avanti lui vuole lanciare un messaggio. Tra l'altro, questa parola, The Message, l'ha battezzata anche come mossa finale. Sì, sì. Allora, devo dire che mi dispiace tanto per questa storyline, perché queste due stable erano delle stable che avevano tanto potenziale. Si poteva fare tanto, tanto bene, ma io a questo punto sto iniziando a farmi un'idea, e cioè... che queste stable con questa storyline sia stato un qualcosa di progettato appositamente per andare a conquistarsi una fetta di spettatori in Sud America. Cioè, hai messo quattro sudamericani importantissimi, tutti insieme, e secondo me è stata una tattica commerciale, in un certo senso, per prendere più spettatori da quella zona del mondo. No, aspetta un attimo, Chris, parliamone un attimo. È la peggior stable della WWE, anche più della Retribution. Aspetta un attimo. La Retribution serviva soltanto per rompere il cazzo agli altri. Al massimo pulivano i vetri, al massimo. Esatto. Coi mattoni, ma vabbè. Stai usando questo prodotto? Usa quest'altro! Mattone!
Niente, ma quale scopo c'aveva la Retribution? Ma che stai dicendo anche tu? Che scopo c'aveva? Rompere le palle, appunto. Diglielo a coso, di palle, vabbè. Diglielo a Tibar, vale a diglielo a lui. Sì, che se lo chiami Tibar, se lo chiami Tibar ti mena. Tant'è vero che su Twitter lui scrisse: una persona mi ha appena incontrato in aeroporto e mi ha chiamato Tibar. Io sono stato talmente, gli ha detto tipo che gli ho firmato, sono stato bravo perché gli ho firmato quello che c'aveva in mano e non gliel'ho dato in faccia e non l'ho presa a schiaffi. Sono stato un signore. Esatto. No, comunque io penso che sia stata tutta una trovata fatta apposta per prendersi una fetta di pubblico in Sud America e conquistare spettatori in quella zona specifica del mondo, perché la WWE in quella zona del mondo, secondo me, fa ascolti, fa tu, non lo so, perché io non è che so sudamericano, non lo so, si dovrebbe chiedere a qualche messicano, però secondo me da quando se n'è andato Eddie Guerrero, e mi duole ammetterlo, forse anche da quando se n'è andato Alberto Del Rio, la WWE in quella zona del mondo secondo me non ha più fatto tanta presa, perché appunto mancava una star che potesse essere appunto come un Eddie Guerrero, come un Alberto Del Rio, che potesse avere quell'impatto mediatico in quel paese là. Quindi secondo me da questa storyline, per tra virgolette salvare il salvabile, dovrebbero cercare appunto di far uscire quello che potrebbe essere il futuro, il nuovo Rey Mysterio, in un certo senso, la nuova superstar ecco latina, che adesso possa essere Dragon Lee o che possa essere un Santos Escobar o qualcosa del genere, è da vedere. Però insomma, secondo me questa è la finalità, ecco, di tutto. Che poi, giustamente uno direbbe Carlito anche, però... Sì. È anche da considerare il fatto che stanno puntando al mercato di adesso, e Dragon Lee, prima di arrivare in WWE in Messico, era un grande nome. Sì, assolutamente sì, che io non conoscevo. Ho fatto una caricatura su SWF, se ti ricordi, la Dragon Tribe, Dragon Lee e Dragon Chan mi hanno ripreso: ma Dragon Lee esiste? Ah, cazzo, non lo sapevo. Sì, subito li ho tolti. Dragon Lee, tra l'altro, sì, Dragon Lee, che poi c'ha un pedigree pazzesco, perché fratello di Rush, fratello di Dralistico, fratello di cioè figlio della bestia del ring, che appunto in Messico è famosissimo. Quindi, tra l'altro, insomma... atleti che hanno lottato in federazioni tenute di nota, tra quali Ring of Honor, appunto, assolutamente. Dragon Lee in New Japan è un ex campione dei pesi leggeri, voglio dire. Dragon Lee è uno che ha fatto tanto e ha fatto benissimo dovunque è andato. E secondo me fanno stra super bene a puntarci, perché è molto bravo, ed è uno... Mi dà l'idea anche di essere una persona... con molto senso del dovere, molta abnegazione, molto spirito di sacrificio, perché comunque Dragon Lee si sta impegnando anche per i promo, perché sta studiando l'inglese e si sente, perché comunque rispetto a tutti gli altri, se escludiamo ovviamente Rey Mysterio e Dominic, che sono bilingue, rispetto a tutti gli altri, e anche Santos, perché va detto che pure Santos, insomma, lo parla benissimo, però sicuramente è meglio di Andrade, lo parla. Andrade sembra che abbia, non lo so, Andrade sembra che abbia la raucedine tutte le volte. Sembra Luca Carboni. Andrade sembra Luca Carboni. Alla fine Luca Carboni è rispuntato fuori dal blueprint. Andrade sembra Luca Carboni, veramente. Andrade Carboni. Ti immagini Penta il 0M in WWE, che se devi imparare l'inglese manda in poppa tutto il percorso che si è costruito. Mamma mia, Penta veramente lo vorrei tantissimo in WWE, farebbe una fatica bestiale secondo me in WWE, però cioè, l'AEW è perfetta per lui, lascia che non ci stanno facendo nulla con lui adesso, però insomma, l'AEW è perfetta per Penta in WWE, sarebbe fighissimo, ma farebbe una grande fatica, anche per questioni legate proprio all'immagine e al personaggio, però sarebbe tanta roba.
Comunque, a questo punto l'unica mia speranza è che il match sia bello, e dovrebbe esserlo. Almeno quello, caspita. Dovrebbe esserlo, perché comunque hai quattro che sul ring ci sanno stare, soprattutto poi Dragon Lee e Rey Mysterio, che sono un top team. Uno poi direbbe, stanno rifacendo la coppia Kalisto e Mysterio. Un attimo, c'è una bella differenza tra Dragon Lee e Kalisto. Assolutamente, ma proprio guarda, cioè, è come mischiare la lana con la seta. Tanto Don Kiro si domanda cosa si dicono Andrade e Charlotte quando sono a casa insieme. Che si devono dire secondo te? Mamacita, è finita la carta igienica. Sapevo che avrei abusato di questo audio maledettamente. Però c'è aia! Cioè, no, io me lo immagino che sta col telefono da una parte a guardare Twitch, con un joystick in mano che sta continuando a fare la My Faction su WWE K24, sente le stronzate di Dario, posa il joystick e arriva a menarlo. Fantastico. Così succede, questo succede. Fantastico. Comunque, tornando un po' più seri, c'è un particolare che ho notato anche da alcuni post su Facebook, che magari sono delle pippe mentali, che però comunque non bisogna sottovalutare. C'è Ciccio che vorrebbe forse un tradimento in questo match, per forza. Però, anzi, scusa, ricordiamo che questo rimane un programma serio, una volta. Che pure a due qua è tutto altro che serio. Ecco, Chris dice, ricordiamoci che a Rey Mysterio tradiscono tutti, adesso è il turno di Carlito, e non si è sbagliato, ha detto Carlito perché Rey poteva benissimo scegliere Carlito. Mo, parliamo in chiave storyline, sì. Poteva benissimo scegliere Carlito perché comunque è quasi un anno che sta nell'LW. Rey però ha voluto scegliere Dragon Lee, e sta cosa a Carlito gli sta bene. Che poi tra l'altro sembrava che non lo sapesse nessuno che Rey avrebbe scelto Dragon Lee come suo compagno. Infatti Zelina e quegli altri due ci sono rimasti, se in chiave storyline. Tranne Carlito, che mi sa che si è gelato un attimo e ci è rimasto, sì, un po' male. Sì, secondo me gli ha bruciato un po' il sederino a Carlito. Sì. Che poi, fatto strano, a parte Backlash l'anno scorso, non ho mai visto Carlito indossare la maglietta dell'LW. Sai che forse è vero? Adesso non me lo ricordo. Però forse è vero, sai? Perché ha sempre avuto la maglietta sua, Carlito, che tra l'altro fa anche schifo come maglietta, però va bene. Fuori dalle storyline, dalla kayfabe, può essere anche una scelta di marketing. Però in chiave storyline, in kayfabe, può significare qualcosa anche questo? Eh sì, come no, certo. Perché appunto Carlito potrebbe sentirsi scavalcato e potrebbe costare il match a Rey Mysterio. Ci starebbe pure. Dice Chris ha presentato Dragon Lee come nuovo membro dell'LWO, ma sei un loro alleato da novembre. No. Lui ha lottato contro Santos, ma non è mai stato presentato come membro o alleato dell'LWO. A massimo come amico. Come membro effettivo mai. Nel senso, perciò, perché l'hanno detto anche al commento, nuovo membro dell'LWO. L'hanno detto proprio. Quindi adesso è diventato membro effettivo. L'ha detto anche Rey, l'ultimo arrivato nella LWO. Poi parliamo di una cosa, ma... Noi diciamo Scarlett, l'illegalità in 32 paesi nel mondo, ma Zelina non è che scherza, Ma no, assolutamente no. Che poi io ho un debole per le nane, guarda. Quelle piccole, nel senso, non voglio fare body shaming. Donne piccole, donne minute. Socio. Ecco. Donne di bassa statura, ecco, diciamo. L'avevi indossata quando doveva fare il match con Santos alle Series, non mi ricordo.
Neanche io, sinceramente. Sinceramente non ricordo. Può essere, può essere. Vabbè, ma comunque rispetto agli altri membri che la indossano sempre, lui la indossa sporadicamente, come cazzo parlo? Sporadicamente. Ah. Ciao Fabri, Tani Fabri, ciao, buonasera. Ecco. Che ci fa la domanda perché è tornato Nomic contro lei e cosa vuole. Mo' ricominciamo tutto il discorso da capo. No, non ce la facciamo. Recuperati questa puntata, saremo in onda su Spotify, non penso domani perché è Pasqua, da lunedì e potrai sapere la nostra opinione sul perché è andata così. Anche se te l'hanno spiegato un po' a SmackDown. A fatti loro, ma l'hanno spiegata. Dario, dicevamo? Carlito. Stavo parlando di Zelina in questo momento. Ok, torniamo a parlare un attimo di Carlito, lasciamo stare che poi qua andiamo nella zona rossa qui. No, Carlito secondo me a questo punto è, se proprio ci deve essere, ecco, se proprio ci deve essere un tradimento, si potrebbe essere appunto quello di Carlito, perché chiaramente, giustamente, se tu sei ufficialmente nella stable, arriva Rey Mysterio e ti dice prendo un altro che combatte con me, a Carlito gli gira un attimino le palle, voglio dire, ma è normalissimo, cioè a Carlito non gli puoi nemmeno dire niente se effettivamente tradisce Rey Mysterio, non te la puoi prendere con Carlito perché Carlito c'ha ragione. E questo secondo me è un dettaglio importante di come costruiscono le storyline, lascia stare che magari la storyline può interessare o meno, questa nel caso interessa poco, nello specifico. Però adesso gli eventuali turn che ci sono per delle motivazioni anche condivisibili. Vedi per esempio il turn di McIntyre. Cioè Carlito turna heel con una grande fetta di pubblico che secondo me prenderà proprio le parti di Carlito. Nel senso a dire, questo ha turnato, però ha fatto bene, perché comunque il re lo ha scavalcato, quindi è giusto che Carlito gliel'abbia messo a quel servizio. Secondo me. Cioè, è un booking intelligente. È un booking intelligente, perché comunque la persona che turna con delle motivazioni reali, genuine. Cioè, alla fine tutto c'ha un senso in questa storyline. Noi la vediamo come caos perché è spiegata come un calzino bucato. Sì, abbastanza. Però se ragionandoci c'ha del senso. Il senso suo ce l'ha. E per quello il blueprint analizza la puntata di SmackDown. Così capiamo meglio cosa caspita volevano dire. Se a cosa serve il blueprint. Non solo per le stronzate. È un 50-50, diciamo. Allora, volevo rispondere un attimo a Don Chilo che dice perché lui tecnicamente è portoricano, non messicano. Che significa perché pure Selina è portoricana. Eh sì, vabbè, sempre latini sono, perché appunto, infatti è latino World Order, non è Mexico World Order, capito? Secondo, ecco, questo è il secondo punto. Terzo, andiamo avanti. quindi a WrestleMania, se vogliamo vedere il tradimento, Carlito c'ha più senso di Dragon Lee. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Su quello siamo d'accordo. Ciccio, se ci stai ascoltando, perfetto. Andiamo avanti. Restiamo a parlare di Dominic, però parliamo più in grande, parliamo del Judgment Day. Abbiamo detto prima che Priest ha detto che sarà una grande notte WrestleMania, sarà un grande evento, sia per l'intero gruppo, sia individualmente. E Rhea subito ha tizzato le orecchie. Ci stai nascondendo qualcosa? Mm-hmm. Quindi questo è un probabile teaser dell'incasso di Damian Priest. Anche secondo me. Se non ne siete convinti, adesso anche secondo me iniziate a crederlo un po' di più. Sì. E infatti, aspetta. Rhea vediamo, perché Rhea è probabile che può mantenere. Perché dico questo, vi riporto alla puntata del Wrestling Times Podcast che abbiamo fatto settimana scorsa, domenica. La potete recuperare sempre qua su Twitch e anche su Spotify e Spreaker. L'abbiamo spiegato il perché, secondo il nostro pensiero l'abbiamo spiegato, non è che lo sappiamo adesso. Quindi,
questo. Sì, abbiamo anche detto prima che è probabile che l'intero Judgment Day spritti dopo WrestleMania, perché quelle cinture di coppia le perdono, perché le devono perdere. Se vincono, non so che caspita si inventano più queste cinture. Alla notte 2 Priest incassa su Rollins, su McIntyre, vince sta benedetta cintura e va in feud con McIntyre subito dopo, perché non l'ha mai potuto sopportare. E ci può stare. Cioè, questo è booking a lungo termine. Ci può stare, sì. Rhea poi se ne sta per i fatti suoi, Dominic o va in stable con il legato o se ne sta con Andrade, oppure vanno in faida. Oppure resta con Ria, non lo so. No, Eva, no, non di ste cose, per favore, no, ti prego, no. No, su Cody no, ti prego. Basta, 2 anni ci hanno fatto soffrire con sta felice story, 2 anni. No, ma non è più la cosa che Cody deve finire la storia, che Roma Resi deve perdere sta cintura, basta! Che è successo? Un attimo che mi sta morendo Dario in diretta. Scusate, stavo... Ah, c'ho la gola riarsa, Chris, io questo discorso con te non lo affronto più, ci sentiamo l'8 aprile. Direttamente. Ecco, può cadere anche così, Dom lo draftano dopo Mania e va nel legato del fantasma, che ci può stare, sempre se mi confermano il draft. Lo draftano dopo Mania e va nel legato. Secondo me più con Andrade, con il legato non tanto. Con il legato l'hanno parcheggiato adesso per WrestleMania per fare un minimo di differenza rispetto all'anno scorso. Secondo me più con Andrade. Poi ci chiede anche se a Balor non riscade il contratto. Sinceramente non ne ho idea. Dicono che dovrebbe sì andare in scadenza. Però anche McIntyre, anche Becky, tutta una serie di nomi che secondo me da dopo WrestleMania, secondo me, poi partiranno le trattative. Secondo me. Anche Becky Lynch dice che le mancano 2 mesi di contratto. Nessuno mi ha proposto il rinnovo. Ma secondo te la WWE si lascia scappare Becky Lynch? Ma no, ma non è possibile. Perché voglio anche credere che non le abbiano proposto il rinnovo. Però secondo te la WWE non sa il valore che ha Becky? Cioè, c'hanno una main eventer della Madonna, una delle migliori lottatrici che esistono, uno stato, una donna che è diventata talmente famosa a livello mondiale, internazionale. Io non voglio dire che Becky rimane, anche se io lo penso, non voglio dire che rimane al 100%. Però, se veramente non le fanno, non le propongono nemmeno il rinnovo, sono veramente dei mentecatti, sono veramente dei bambini. Ma vi pare che Triple H si fa scappare Becky Lynch? Dai, per favore, ragazzi, non diciamo fesserie come Evan in questo momento. Non credo in casi su Drew, ma è scontato che Drew esce con il titolo. No, scusa, non sei tu, era l'altro. Scusami, perdonami. Era qualcun altro che aveva detto una fesseria? Che non trovo più. Ah, no, tu l'hai detta la fesseria, mo' arriva. Ormai è scontato che tu invece con il titolo e poi va a sangue. Cosa riti? No, è vero, perché no, non sei tu. Ah, no, sei tu. esce col titolo. Aspetta, perché dopo il fatto che poi va Summers contro Punk ci sta anche questa cosa, anche se noi siamo convinti del contrario, ma è una riga di pensiero che ci sta tutta. Lui dice: Priest secondo me può incastrare su Zayn se batte Gunther. Perché cazzo devono fare sta cagata un'altra volta? Perché? Beh, tecnicamente può starci, perché no! Sì, perché comunque no. ti hanno già detto appunto con Theory, dopo la stronzata di Theory, ti hanno detto palesemente che il Money in the Bank si può incassare su... Avete evocato Cheng per far capire, lo avete appena evocato. Che si parlava di Balor.
cioè ti hanno detto che comunque il Money in the Bank si può incassare sui titoli minori. Non lo so, raga. Comunque sta valigetta Priest se la deve togliere, perché è diventata una zavorra ormai. A parte il fatto, Evan, che Gunther non perde. Se perde contro Zayn mi strappo i capelli, dico la verità. No, perde per me. Per me perde. Per me perde perché la Vabbè, storyline sta andando così. tu sei quello che ci mandava ora a far battere da Gable. Per la bambina che da ottobre che piange. Due sono i nomi. O era Zayn o era Gable. Ma per favore, dai. Ma per favore. Aspetta che arriva Dragunov. Aspetta. E intanto vorrei fare le condoglianze al nostro amico perché è rientrato. Ma sì. Lo so, lascia perdere. Vabbè. Due belle Andiamo avanti, non... pappine. vabbè, pazienza, dai. Lasciamo Allora, perdere, va. ma sì, Oh. visto che sei ancora Sì, no, qui. guarda, Eccolo il sì. lurido, come il lurido. Cosa è stupido? Come Vabbè, tanto me la il... fai Che ascoltare a parte aspettavo? di Che ci hai Cheng. fatto? Che ci hai fatto ora, Cosa? Cheng? Che ci hai fatto? Ma boh, non lo so. Ma tanto ve li faccio martedì a SummerSlam sicuramente, quindi. È partito così, è impazzito Cheng, così all'improvviso. Cosa mi aspettavo? Vedi che ha vinto il Milan, che devo dire? Ha fatto una cappellata in difesa, che devo dire? Ah, già, è milanista pure lui, è vero. Ah, me lo sono venuto, non ho avuto la faccia di Ma merda di non venire. due bele pere, Massi. vabbè, vabbè. Vabbè, raga, tanto pensiamo ad altro. Leao. Christian ha sparato un'altra grossa. Kaiser. E che Kaiser? Ma lo sapia Kaiser contro Gunther. Ma neanche se me lo Glielo toglie. costruisci. Per me glielo toglie Sami. Io resto della mia idea. Per me Aridaglielo. glielo toglie Sami Zayn. Glielo Ma non toglie Alessio Sami Zayn, Zayn. ragazzi. Siete ancora Perché Sami convinti? Zayn Siete ancora convinti? ha detto, perché Sami Zayn ha detto io uscirò da WrestleMania campione. Beh, Capisci? anch'io ho detto che l'anno prossimo divento direttore. No, anzi, sono anni che dico che me ne vado dal suo paese. Aspetta, 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 sono diventato vice direttore. Che significa? Appunto. Ma sì, stai tornando. Direttore. Ma sì, stai tornando a casa Sì. o ci saluti? Sì. No, sono tornato qua, sono vicino a casa, è tempo di arrivare su, accendere il tutto e torno. Sì, Ok, quando ti sei a scrivo casa. appena arrivo. No, entra quando sei a casa, ma come scrivi? No, vabbè, dico che sono arrivato. Ah, se Vabbè. non mi preoccupo, no? Esatto. Vabbè, Massi, Vabbè, arrivo tra pochissimo. entra sul PC e poi. Sì. Grazie, Massi, grazie. Grazie mille. Ok, senti che pace. Andiamo avanti. Che stavamo dicendo? Stavo parlando dell'incasso di Priest. Sì, perché conosce i suoi punti deboli. Ma Gunther è un atleta che si evolve ogni volta. Gunther è Broly, ragazzi. Sapete Gunther la è cosa Broly. bellissima dei match di Gunther? È la stessa cosa, è la stessa identica cosa dei match di Bryan Danielson. I match di Gunther non sai mai quando finiscono, nel senso che, a differenza di tutti gli altri che finiscono con la finisher, o comunque capisci quando il match è finito, Gunther ti può finire il match in qualsiasi momento con qualsiasi mossa. Perché Ed è questo il appunto bello. porta avanti la gimmick che lui ha, ovvero quello di essere il purista del ring. Esatto. Perché non importa avere. Lui non è un entertainer, lui è un pro wrestler. Può chiudere in 3-4 modi diversi. No, anche di più, Chris, anche di più. Forse per quello hanno messo 5 finisher nel gioco su 2K24. Perché è partito il pollice? Perché parte a caso e non parte, vedi? Mo' parte, Ecco, boh. è partito. D'ora in poi faccio così. Continuiamo, continuiamo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok,
su questo argomento poi ne parleranno da Big Red Machine con Max e la Cree. Andiamo avanti. Ultimo match che decreta i partecipanti del six pack ladder match di WrestleMania, New Catch Republic contro il Legato del Fantasma. Tra l'altro, segmento match che è andato subito dopo il segmento dei latini. Quindi Legato che partono con un grosso svantaggio e infatti Tyler Bate e Pete Dunne approfittano del tutto e vanno a segno, portano a casa la vittoria e si aggiudicano il posto nel six pack ladder match. Ragazzi, questi qua mi diventano campioni. Sarebbe figo. Poi vabbè, era abbastanza scontato che vincessero loro, perché comunque appunto sono loro quelli che hanno dato il là, diciamo, a questa iniziativa dei general manager di fare i match a più coppie per decretare, si spera, un campione diverso. Sarebbe molto figo per me vederli, perché sono molto legato a loro due come lottatori, mi piacciono tantissimo, soprattutto Tyler Bate io lo adoro, Tyler Bate ha fatto quello che è stato per me il mio match dell'anno contro i Kid a NXT UK, quando i Kid non era ancora Axiom. Gran bel match. Per la Heritage Cup, cioè un match anche con delle regole particolari, ma quel match aveva tutto, fantastico. Tra l'altro, di Tyler Bate, il primo NXT UK Champion, quindi. Esatto, sì. Io c'ero. Non è vero, è stato l'anno dopo quando è partito NXT UK. Ma comunque era Pete Dunne il campione. Comunque, veramente bel team, veramente. Evan dice l'unico team di SmackDown finora che si merita i titoli di coppia, quelli due su. Che vanno sì. A WrestleMania. Ah, sono loro e sono loro e lontani secondi io ci metto i Pretty Deadly, ma perché sono un mark loro che li adoro, però sì, al momento sì, sono di SmackDown, sono gli unici e forse Waller e Theory, forse come campioni heel bastardi di quelli che ami veder perdere, appunto, tu li vedresti come campioni questi? Come campione di transizione, mi puoi ricreare una situazione alla Booker T, come King Booker, che non vedevi l'ora che prendeva sta cintura, che non sopportavi proprio mentre parlava. Esatto. All hell King Booker. Mamma, quanto era odioso King Booker, porca mamma cosa. Mia, quanto odio si è preso quell'uomo. Anche i meglio insulti si è preso. Ha voglia. No, comunque vabbè, match abbastanza scontato, ma giusto, alla fine, meglio una cosa, secondo me, meglio una cosa scontata ma coerente che una cosa inaspettata ma totalmente a cacchio, senza motivo. Okay. Quindi fammi spiegare questa cosa, Chris. A me piaceva King Booker, ok, ma io era l'anno in cui io ho iniziato effettivamente a guardare wrestling. Proprio quell'anno lì. Non essendo quello che sono adesso, ai tempi, non capivo che dietro c'era uno script, c'era un booking. Per me era tutto reale. A maggior ragione io schifavo Booker T. Ai tempi. Poi quando tornò poi a SummerSlam, mi dice, cazzo, è tornato Booker T, sono contentissimo. E intanto ci saluta il nostro Massi, che è arrivato finalmente in postazione. Prego Dario, continua pure. No, dicevo, alla fine meglio, come dicevo, una cosa scontata ma coerente con la storyline, piuttosto che una sorpresa ma totalmente senza senso, per come la vedo io. Quindi giustissima la vittoria dei New Catch Republic, e spero che se effettivamente splittano il set di cinture
loro se ne prendano una, perché come diceva anche prima Evan, se lo meriterebbero veramente tanto. E boh, a questo punto il legado sono destinati, secondo me, a stare dove sono, nel senso che non, tutto al più potrebbero magari vincere qualche volta le cinture, ma giusto per fare spazio poi a un altro tag team face da pushare. E secondo me non hanno possibilità di fare molto il legado nel contesto dove sono. Secondo me dovrebbero essere mandati in pianta stabile a NXT e rimanerci, e là forse si può lavorare con loro, su di loro, si può fare qualcosa di importante. Ma nel main roster il legato, cioè almeno il Lotharios, ecco, fanno fatica. Chris, Street Profits, perché Chris ci deve andare per forza contro. Street Profits e OP potrebbero meritarsene, sì, ma fra 10 anni praticamente. Street Profits già ne hanno vinte tante. Già sono stati pluricampioni di coppia. Gli OP sono arrivati adesso. Ce ne fregava niente prima, figurati adesso. Ma sì, stavamo parlando del New Catch Republic che hanno battuto il legato del fantasma. Hanno le mani legate. Ah, tra l'altro, Lampu, complimenti per l'avatar. C'ha pure l'effetto. Complimenti per l'avatar. Ha messo pure l'effetto. E no, stavi dicendo, Alan, prima di questa battuta orrenda? Che stavo dicendo? No, del New Catch Republic contro il legato del fantasma. Che hanno vinto, e che probabilmente New Catch Republic al momento sono l'unico team meritevole di vincere almeno una metà delle cinture nel six pack ladder match di WrestleMania. Abbiamo già detto anche insieme alla Cree, non era Blueprint, scusate, era Wrestling Times Podcast, abbiamo detto infatti che le cinture vengono staccate, Orchuth e The Miz si prendono quelle di Raw, mentre quelli che vanno a prendere l'altra metà sono i New Catch Republic. Ci starebbe come cosa? Si va a creare quella situazione di caos. Sì, secondo te, come ragionamento, ci sta tutto o hai un'altra linea di pensiero che vorresti esporci? No, secondo me è una cosa fattibile, essendo che R-Truth in storyline è scemo, come so dire, senza offesa, ma fa la parte dello scemo. Dice prende le cinture, pensa di essere campione, poi deve prendere anche le altre, però le altre se ne scorde, e magari New Catch Republic o chi per loro vince altri titoli. Ok, fammi rispondere a Evan che chiede: il problema è vincono New Catch Republic, mamma mia, Republic, e poi cioè contro chi li mandi contro? Ma questo è un problema che si presenta anche se vincessero delle altre persone. Mettiamo il caso che vincono Austin Theory e Waller, peggio ancora. Sì, ok, mi ci fai la faida. Magari a Backlash i New Catch vincono. E poi torniamo con la stessa domanda. Cioè, sta domanda non la tiriamo fuori quando fa comodo, per favore. Guarda, non ti voglio offendere, Evan, assolutamente. Non siamo qui per parlare, siamo qui per discutere. Per questo esiste il Blueprint, quindi... però... è normale, poi mi costruisci le faide, mi inizi a farmele. Poi ricordiamoci, c'è anche un draft. Forse. Esatto. Forse. Si spera. Chris, solo io preferisco la teoria della Waller invece ai New Catch Republic? Sì. Sì. Ecco qua. Dario. Beh, molto probabilmente... stava affogando Dario. E molto probabilmente... mi è scappato. Molto probabilmente Waller e Tio si... Tio sì. Che fai, come quando sbagli a scrivere sul telefono? Invece esatto. Theory, Tio sì. No, Theory e Waller per me splittano. Si vocifera che potrebbe... L'abbiamo detto anche prima, ma secondo te lo fanno post-WrestleMania o lo fanno proprio WrestleMania? Oh, post per me. Detto, post. Magari fanno il match, dice, avevamo un obiettivo, insomma, vincere quelle di coppia. Dici tu, giustamente, con R-Truth già in gioco, già si viene a creare del caos, aggiungerne altro, è cosa proprio. È cosa, ecco.
Dario, non fare così, dai, dai, su. Cosa fa? Cosa fa? Dario? Cosa fa? Dica! No, no, stavi un attimo tutto... Sì, no, stavo leggendo una cosa, tra la sembrerebbe che Cody avrebbe firmato un'estensione pluriennale. Ma se non la firmava Cody, chi cazzo la doveva firmare, onestamente? Scusate. Lampo anche marca di Waller e Theory sopra ogni cosa nel mondo. Ah, ci, vabbè, sta, ci, ragazzi. Ci sta, ragazzi. Vabbè che insieme sono carini, insieme sono belli, hanno un bel feeling tutti e due. Che sì, bella coppia. Entrambi la faccia da schiaffi e ci sta. Che bella coppia, vero? Che carini che sono. Only you. Na na na. Na 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 na, na, na. Dunque, riprenderemo il discorso delle coppie quando faremo il Blue Predict settimana prossima. Adesso finiamo con le coppie, arriviamo alle ultime due parti di questa puntata di SmackDown, arrivando a parlare di AJ Styles che va a cercare LA Knight. Dove sei? Perché tu sei in arena, a me fesso non mi fai. Dove sei? Cominciano a cacciare tutti quanti così a random. Cacciamo via questo, cacciamo via quest'altro. Cioè, no, poi mi è piaciuto quando è entrato quello mascherato all'improvviso e l'hanno bloccato quelli della sicurezza. È lui. No, io mi sono immaginato la scena. Oh là, noi! Piatelo! Pino Billoghi! Mamma mia. Portate il villo! Citazioni alte. Piatelo! Fui Tony, non su Tony. Gli ha presi di legnate, che ne ha presa poi dopo da Knight. Bella sta cosa che nessuno se ne è accorto, che poi l'intenzione di Styles era anche buona. Secondo me può essere anche il cameraman e va a smascherarlo, non sei tu, fuori dal ring, via, direttamente. Che poi il cameraman era uno pelato. Appunto. Vabbè. Genio del male, ci sta. Che ne sai su una maschera? Io con la bandana lo sapevi, mica tu lo sai che c'ho i capelli? Adesso sarebbe il caso di far partire i grilli. Esatto. Ecco. Poi c'era... Poi, però diciamo che ti cade un po' tutto, almeno dal mio punto di vista, perché come caspita fai a non accorgerti di dove sta LA Knight se sta a fianco al tavolo dei commentatori? Vabbè, sei, dai, sei... che se l'ha messo pure la parrucca. Sì, vabbè, ma il travestimento che c'aveva LA Knight mi sa un po' di maschere che si mettevano nel carnevale antico nel 1500, quando si mettevano le maschere, quelle di stock, quelle di cartone, che si copriva solo qua, che si coprivano solo gli occhi, e la gente faceva oh mio Dio, ma chi è? Quando poi tutto il resto si vedeva, cioè ti vedi praticamente, immaginate me, che io metto una mascherina che mi copre solo qui, però il resto sono io. Voi capite o non capite che sono io? Certo che lo capite. Quindi AJ Styles, che ha visto praticamente, perché io non voglio credere che AJ Styles non l'abbia visto, c'era uno in piedi vicino al tavolo dei commentatori uguale ad LA Knight con gli occhiali. Cioè o LA Knight è diventato Superman e quindi è diventato Clark Kent, che ti devi togliere gli occhiali per riconoscerlo, oppure non lo so, si è rincoglionito AJ Styles, incredibile. Un ornitorinco? Perry l'ornitorinco! Vabbè. Perché ha visto Phineas e Ferb. Don Kilo, comunque io zero hype per sto match, preferisco la Battle Royale, but the fuck up. Dice Chris, hanno copiato il segmento che ha fatto Baron Corbin e Riddick Moss. A me mi ha ricordato di più Becky Lynch. Se sì. Ricordate. Becky che era nascosta dal pubblico con la parrucca. A Becky non si riconosceva proprio. A me sembrava Sasha, dica la verità. No, io manco me lo ricordo, pensate. Sì, era 2019.
No, cioè, ci sono i video sul canale della WWE. Se tu cerchi le migliori, i migliori travestimenti, best top 10 disguises, te la trova. Ci sta. Ma se secondo te invece tu come l'hai visto questo segmento? Come l'hai vissuto? No, è detto, visto che ti abbiamo fatto, insomma, ti abbiamo fatto intendere che Knight non c'era, detto, ma Knight, insomma, Aldis gli aveva assicurato a AJ Styles, guarda che Knight non c'è stasera, puoi andare tranquillo. E poi l'ha chiamato, dicendo, vieni fuori, so che ci sei, così. E poi, cioè, il travestimento è stato anche, più che, anche carino. Però poraccio quello che è venuto dal pubblico, è lui. E poi hanno buttato via calcio. È lui. E poi hanno portato via calcio, poraccio. Vabbè, pure il cameraman. Guarda, se te dietro la telecamera, ma io veramente... Sì, vai. Non c'ho neanche i capelli. Ah, comunque, per rassicurarvi, i capelli ce li ho ancora. Sì. Fosse nato qualche... Sabai, qualcuno dice. Esatto. Diventi calvo per troppo stress. Poco ci manca. Sì. Ah, comunque è stato carino come segmento, dai, per andare avanti questa final. Cioè, secondo voi metteranno la stipulazione o... A sto punto io non penso, perché manca una settimana oramai. Ci potrebbe stare. Però quale, nel dubbio? Il false count. False count o no disqualification. Sì. False count anywhere. Io spero che non facciano il chair match, ma non il chair match. Allora, Nick Fio, buonasera a tutti. Dario, perché eri collegato con la cucina nelle scorse live? Ce lo spiega il nostro Rondanini. Perché eri collegato dalla cucina? Ah, è semplicemente perché non ero qua, ero a casa mia in Lombardia, e che è un monologale in pratica. Sì. Quindi sembrava che stessi in cucina perché... Alle mie spalle, signor Rondanini, c'ha pure la casa in Lombardia lei. Tac! No, perché ovviamente per chi non lo sa, mi sono trasferito in Lombardia da un paio di mesi, e quindi ero collegato da casa mia in Lombardia, e adesso sono ritornato qua per Pasqua, e poi sarò qui, voglio precisare, sarò qui anche per il First Action Shock per WrestleMania, che è settimana prossima. Ho preso le ferie, quindi non vi preoccupate, sarò qui, e quindi niente. Se avete visto una location diversa è stato perché appunto stavo in un'altra parte. Cucina con Dario prossimamente su Open Wrestling TV. Ecco. Buongiorno amici, questa mattina prepareremo insieme i pancake alla The Rock. No, i riconini ci devi preparare. No, i riconini no. Vai a cagare. I riconini, che a proposito, c'era una grande richiesta di Vale inizio puntata, ti dovevo mandare questa, Dario. Vai. Mamma mia. Ma c'è scritto Dario, c'è scritto Danio, che è un altro. Come disse il cassonetto dei rifiuti, come disse il cassonetto, io mi rifiuto. Ecco. Finito? È passato tutto il divertimento, non c'ho più voce. Però guarda quanto è bello, Dario. Ma non è, c'è scritto Dario. Ma non essere puntiglioso tu, è pi greco quella. Ecco. Da pi greco io. Sì, esatto. No, da 3.14 io. Mi dissocio. No, sì, Enrico Costantino? Enrico Costantino.
Basta! Chris, pure tu che gli dai forza a queste cose. Ma sì! Fermati! Scusate. Fermati! Che è successo? No, niente, non mi sentivo da una parte. Ma abbiamo sentito noi, tranquillo. Scusa, dovevo buttare. Tranquillo. Che vogliamo dire altro di questo incontro, ragazzi? Stipulazione speciale, ma ci stava benissimo. Che quello si portano ste sedie appresso. Chess match, sì, no, secondo me basta la questo chess match. Secondo me la mettono perché appunto faranno, sì, a questo punto faranno un nuovo Sbard o qualcosa di simile. Sì, ma per un nuovo Sbard, il nuovo Sbard è molto pensato per una resa dei conti, che ci sta, ma in questo contesto già non c'è hype per sto match, perché non c'è hype. Mettici il nuovo Sbard. Magari sai, sapendo che è un match senza squalifiche, un match che si può fare quello che si vuole, appunto una stipulazione del genere aiuta anche con il match, nel senso aiuta proprio per live, intendo, nel senso che magari per vedere che cosa si inventano per farsi male c'è quel minimo di interesse in più. Sì, ma andando avanti così, alla fine, sapete quando l'annunciano sto match, la stipulazione? Al kick-off. Sì, può essere anche. Tanto ce lo fanno. Quindi le possibilità sono appunto il no DQ, il false count, il no holds barred, anche se ne dubito. Massi, secondo te che ci possono mettere? La spell standing non credo. No! No, torniamo al discorso che ho fatto adesso. È troppo. Sì. No, ma poi non è nemmeno la fine della faida, quindi appunto, quindi è perché i cazzi che non ce la mettono neanche la stipulazione, vanno avanti e magari la fanno a Backlash. Ci starebbe, anche potrebbero, visto che la fanno in Francia. Non sarebbe male il false count anywhere fatto in Francia, perché come abbiamo visto l'anno scorso in Porto Rico, abbiamo visto Damien Priest e Bad Bunny che camminavano tranquilli tra il pubblico, perché non farlo anche quest'anno? Sì, che è una bella mossa, è una bella mossa per la prima volta un live event in Francia. Che è successo, Massi? Com'è? Che è successo? Io nulla. No, ti sei messa a ridere all'improvviso. No, mamma mia, Massi. Cosa? Leggi in chat privata, Dario. Essendo in Francia, scusami. Ma vaffancuore. Non la dico per evitare stereotipi. Ciao, esatto. Cri, ciao la nostra Cri. Ciao, Cri. La nostra guerriera, la nostra first lady. Aiutaci tu. Cri. Che è successo? Cosa? Impazzito. Andiamo avanti, perché finalmente dopo quasi 2 ore di live arriviamo al tema caldo della puntata. Abbiamo il main event Bianca Belair contro Dakota Kai, abbiamo l'esordio, finalmente, di Jade Cargill a SmackDown. Signori miei, dicevano che era una pippa, ma quello che ho visto è pura potenza, pura adrenalina e puro hype. Sì. Parliamo un attimo di ciò che è accaduto prima di questo segmento. Parliamo un po' in generale di tutta la storia femminile che c'è stata nella puntata. Tu, Dario, avevi accennato al segmento che hanno fatto io, Sky e Bailey. Sì. Io c'ho una critica su quel segmento. Vai. Perché finiscono. Vai. Io, Sky, dice grazie mille, arrivederci. Si alza, Bailey l'attacca. Prima scassano tutta la scenografia, poi si ricordano di intervenire gli altri? L'hanno sempre fatto. Lo fanno sempre. È proprio sì. Ma se backstage tu per la giustifica, ma stavano in lontananza e l'hanno vista da lontano. Il tempo che arrivano già si sono menate. E stavano lì. Sì, è vero, c'hai ragione. C'hai ragione, però è una cosa che nel wrestling succede, nel senso che
è una cosa brutta, è vero, perché no, aspetta, come, fammi, è come aspetta, quando... Aspetta, fammi capire questa cosa. Cioè, tu mi hai criticato il fatto che c'è Styles, non si è accorto che c'era LA Knight a un passo da lui, e mo mi dici che questa è una cosa che nel wrestling succede? Nel senso che, aspetta, succede perché è una cosa che praticamente è, come dire, è anche, sì, è un po' come questa storia qua del travestimento, nel senso che tu dovresti accorgertene, ma non te ne accorgi perché devi vendere... devi fare il segmento, devi vendere la cosa, eccetera, eccetera. Sì. Però, come dire, è un po' come quando, sai, c'è l'heel di turno che sta attaccando il rivale e ci sono gli arbitri che fanno no, no, non lo fare, no, fermo, non lo fare, no, e quello nel frattempo fa tutti i cazzi suoi e lo buffa di mazzata. Capito? Cioè, sono cose che ci stiamo noi a criticare, che ci rompiamo un po' le palle noi che lo vediamo, perché siamo più fra virgolette smaliziati, eccetera eccetera, però sono quelle cose, come dire, sono quegli stereotipi tipici del wrestling, capito? Cioè quelle cose che nel wrestling devono succedere perché sono le caratteristiche tipiche di un segmento di wrestling, capito? Oppure come, per esempio, la cosa che ho detto io, la cosa del tizio che non si accorge del rivale travestito. È normale che tu nella vita di tutti i giorni te ne accorgi che quello è lui con un paio di occhiali e non sei cretino che non capisci che è lui. Però nel wrestling diciamo che c'è la cosiddetta sospensione dell'incredulità, quindi tu, insomma, dovresti dare per buono che loro non se ne accorgono, capito? Sono stupide. Però ecco, è come quello che nei film horror scende nello scantinato con un attizzatoio in mano. Esattamente. Ma la cosa più grave è che sì, questo tizio scende e dice: c'è qualcuno? Sì, me sto a fanparino, che ti aspetti? Sono il killer, sono qua, quando scendi che ti ammazzo, cioè, capito? Sono le cose classiche, appunto. Sono... No, no, fermo. Fermo. Vabbè. No. Sì, diciamo che sono proprio sta solo affettando roba. Coltello, non è che sto facendo chissà che cosa, sto facendo lo scemo, non è che sto facendo chissà. Non che si cosa. Sa mai. Non si sa mai. Mamma quanta paranoia, ragazzi, mamma mia. Beh, signor Twitch è che scemo. A ridalle. Quindi sì, nel senso che è un po', succede sempre, capito? Quando c'è una rissa, tutti quanti, no, fermi, no, fermi, no, 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 e poi tutti quanti, si menano. Cioè, se li vuoi dividere, mettiti nel mezzo e dividili, non è che fai no, basta, no. O prendilo di forza, lo prendi di forza e lo mandi via. Sì, però ecco, ritorniamo sempre là, se tu sei un arbitro... Se tu sei un arbitro, non puoi aspettarti che l'arbitro prenda di forza uno che ti fa i voli, per esempio. Cioè, immaginati, ti ricordi Brock Lesnar e Randy Orton, che quando Lesnar aprì sulla te... Lo può dire Brock Lesnar, è tornato nel roster Lesnar. Quello lì che non si può nominare. Sì. Quello che aprì la testa, quando aprì la testa a Randy Orton, la bestia a SummerSlam, ecco. La bestia, diciamo. Immaginati in quel momento un arbitro che arriva e prende Brock Lesnar di forza e lo toglie da sotto a Randy Orton. Sì, no, lo ammazza di botte, penso. Dettagli, però. Ma trovano un arbitro che lo prende di corpo e ce la fa. Appunto. Ne conosco uno, ma sta qua in Italia. Saluta Enrico Petrelli. Poi lo taggo questo. Come dice Cree, Brock Lesnar is the new Voldemort, appunto, colui che non deve essere nominato. No. Sì, ormai non si può nominare l'ex proprietario della federazione. Lui non si può nominare, ma a noi che ci frega, ragazzi? Sono una cosa loro, che ci tocca a noi? Appunto. Allora è invitato. Vabbè, comunque, no, a me più che altro di quel segmento è piaciuta un sacco Bayley. Perché finalmente, cioè, è stato, e adesso è la versione di Bayley che avrebbe sempre dovuto essere, nel senso che è una Bayley face, ma è una Bayley face cazzuta, e non è la Bayley face, quella dei pupazzi gonfiabili che salutano come scemi. No! E quindi è la Bayley che avrebbe sempre dovuto essere, finalmente.
questa è la cosa che mi è piaciuta, cioè una persona con dei principi morali, eccetera, eccetera, quindi una babyface, però cazzuta finalmente, con gli attributi sotto, in pratica. E che questo sia una donna è ancora meglio, perché le donne purtroppo sono state sempre un po' bistrattate nel wrestling, quindi ci sta che adesso, almeno con Bayley, abbiano intrapreso una strada giusta. La Bayley face con i pupazzi gonfiabili la odiavo. Chris, dimmi uno personaggio che ti piaceva. Uno. Ma uno. The Miz, JBL 2004, tutti il. Sì. Chris va al contrario. Mamma mia. Poi se, non lo so, se dobbiamo parlare della Cargill, ecco, parla di lei perché Eva non ha capito cosa c'entra in tutta la storia. Facciamo un riassunto del perché la Cargill è coinvolta con questa storia con il damage control. Effettivamente c'è poco da riassumere, almeno per quanto riguarda Jade Cargill. Nelle scorse settimane c'è stato un gioco di sguardi tra Jade Cargill e le damage control, sì. Quando Jade Cargill appunto era in fase ancora di trattativa con SmackDown, eccetera, eccetera. Però basandosi solo su questo gioco di sguardi non vuol dire molto. Quindi secondo me, adesso che c'è stato l'attacco e il match è stato anche reso ufficiale per WrestleMania, quindi Jade, Bianca e Naomi contro le Damage, secondo me le motivazioni ce le daranno, spero. Perché altrimenti sembrerebbe come la stessa cosa di Cody Rhodes e Brock Lesnar, che sono stati in faida per 6 mesi senza sapere come mai. Dovrebbero darla la motivazione, in verità, del perché Jade ha deciso di unirsi a loro, che so, magari perché... Bianca e Naomi gli hanno chiesto, ma dillo, capisci, anche se fosse una motivazione semplice come questa, no, non dirlo, perché così mi rovino la sorpresa per le prossime puntate. Io devo seguire la WWE. Sì, ma dillo nelle prossime puntate, dico, anche se non lo dici stasera. Anche se non l'hai detto stasera del perché ti sei unita, daccela una motivazione, anche se, voglio dire, anche se dovesse essere una motivazione semplice, comunque dobbiamo averla la motivazione. Non è che dobbiamo... A meno che non l'abbia detto nel post show di SmackDown, delle spiegazioni. Però è anche vero che tu, Dario, abbiamo imparato a conoscere il fatto che tu cerchi le risposte anche dove, laddove non ce n'è bisogno. È vero. Che cos'era l'ultima volta, che non manco mi ricordo il motivo del perché? No, non me lo ricordo neanche io, sinceramente. Però è vero, comunque sono d'accordo, perché io cerco sempre, anche nella vita proprio al di fuori del wrestling, cerco sempre di capire le motivazioni dietro a tutti i gesti delle persone, però a maggior ragione se si tratta di una persona che decide di allearsi con altre persone contro degli avversari tra virgolette comuni, io lo devo sapere che cos'è che ha spinto quella persona a unirsi, perché altrimenti non c'è il trasporto del pubblico. Lascia stare che il trasporto del pubblico ci sarà comunque, perché Jade Cargill e Bianca Belair, che è come Godzilla e Kong, voglio dire, cioè sono due powerhouse, due dallo star power infinito, eccetera, eccetera. Questo va benissimo, ma non basta solo questo, capito? Cioè, secondo me, anche nelle prossime settimane, pure se dovesse essere una motivazione semplicissima, come Bianca è venuta da me e mi ha chiesto di unirmi a loro, metti, anche se fosse una motivazione semplice come questa, dammela la motivazione, perché io, fan, poi riesco a decidere se seguirvi o meno, ma perlomeno conosco le motivazioni che vi hanno spinto a fare questa cosa, perché non è che noi dobbiamo tenerci tutto buono perché sì, perché è una stronzata, altrimenti facciamo appunto un'altra volta come Cody Rhodes e Brock Lesnar, che sono stati in fight da 6 mesi, ma non sappiamo perché. Appunto. Non l'abbiamo mai saputo e non lo sapremo mai perché. Infatti. Non l'abbiamo mai saputo. È lì ti do ragione.
cioè si sono picchiati 6 mesi, hanno fatto 3 match perché boh, c'avevo un cazzo da fare. Perché però così annoiava. Mi annoiavo a stare a casa, invece di stare a casa a giocare con le figurine ho menato gente. Mi sembra giusto. In centro incontri che Cody il braccio non ce l'aveva proprio più, ce l'aveva bionico, perché se no non si spiega come ha fatto a resistere a tre Kimura Lock. In un altro incontro che vengono usate le scalette in un match normale, ma va bene lo stesso. Esattamente, che non c'è manco la spoglia, un'altra stronzata incredibile. E rapida avviso ha detto, vabbè, lasciamo correre. Che se no devo chiamare la squalifica, andiamo avanti qua. Bravo, ecco, finiamo mai. Quindi, però, ci ho detto, tolto questo, che spero che le motivazioni ce le daranno, è un esempio, signori miei, l'ho detto già alla Royal Rumble e lo dico adesso, un esempio di booking intelligente. Perché Jade Cargill, lo sappiamo che, oltre allo star power, non è un fenomeno sul ring, anzi, no, forse tutt'altro. Ha i suoi limiti, diciamo. Ha i suoi limiti, ecco. Però è stato tutto scritto in modo da mettere in evidenza le cose positive della Cargill, ovvero carisma e potenza. Cioè carisma, presenza scenica e potenza incredibile, potenza fisica incredibile. È arrivata che sembrava l'incredibile Hulk. Dakota, tanto di appena Dakota. Hulk. Lei è She-Hulk. Sì, in un certo senso sì, è vero. In un certo senso sì, è vero. Dakota tanto di cappello perché ha fatto un bellissimo selling Dakota, quindi contribuendo ancora di più a rendere l'immagine di una Jade Cargill schiaccia sassi. Kairi poi piccolina, poverina, Kairi alta 1,01 m, voglio dire. Cioè, ha parlato di gigante, Cargill, ha parlato. Io, vabbè, confronto a lei sono alto 6 metri, però voglio dire... Madonna! Titano colossale prendi... è arrivato. Che è successo? No, stavo guardando la chat. Pensavo non farmi queste cose, pensavo ti stava venendo un attacco. No, che ho abbassato lo sguardo, stavo guardando la chat. Grazie per il follow, Robespierre. Domanda, domani fondente al latte di qualsiasi tipo, basta che si mangi. Cioccolato grazie, delle uova. Grazie, fin qui ce l'ho arrivato. Ecco. Ma nel dubbio mangiamo. Ma ce l'ha con te o ce l'ha con me perché sono svizzero? Non ho capito. No, ecco. So. Credo che non lo sapesse nemmeno che sei svizzero, comunque. Infatti. Vabbè, comunque. Ha chiesto in generale, però di passo. Comunque. Booking intelligente. Il lato positivo di Jade Cargill si nasconde il lato negativo. E il fatto di farla debuttare in un primo match, che è appunto un tag team, è una cosa molto intelligente, perché la metti insieme a due veterane, perché Bianca e Naomi sono veterane, a prescindere dal fatto che piacciono o meno, sono veterane. Sì, di Bianca e Naomi, dicevo. È intelligente il fatto di metterla in un tag team match, perché la fai combattere, ma non è un match singolo dove possono venire fuori i suoi limiti sul ring, capito? La metti in un tag team match con delle veterane da cui può assorbire, tipo Spugna. No, l'ho capito adesso! L'ho capito adesso! Dimmi, sono una caratura dei miei adepti che mi acclama. Io non l'ho capita. Cri, 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 cri. Ah! No, allora, Cri... Sei bannata a vita dal blueprint. Sei bannata a vita dal blueprint. Era un programma serio. Vedi poi l'effetto che fanno sti commenti? Lo vedi? Grazie, non ti vogliamo bene lo stesso. No, ci sono stato 10 minuti a leggere il commento, non capivo perché. L'ho capito adesso. Vi dovete vergognare. Vergogna. Vabbè, comunque io quello che volevo dire l'ho detto. Ciao. Ciao. Si è offeso. No, non mi sono offeso, è che
poteva rimanere offeso, ma poteva rimanere offeso, ma c'è rimasto, ecco. Robespierre, fidati, è veramente svizzero. Non stiamo scherzando. Vero. Non è un troll. Svizzera di Forcella. Arrivato Robespierre, arrivato qua. Andiamo avanti. No, non sono invidioso. Sono contrariato. Esatto. Nessuno ha detto che sei invidioso. Abbiamo detto se ti sei offeso. No, Cri ha scritto che è invidia la mia. Ah, poteva rimanere offeso. Potevo rimanere offeso alla carotide. Non capito adesso. Esatto. Mamma mia. Ma sì, allora, dopo il sunto che ci ha fatto Dario, che... Ragazzi, io esco sull'arrivo della carta. Mi fai finire la domanda? Prego? E io non lo so, cioè, conduci tu a sto punto, io non lo so. No, conduci tu. Conduci tu, dai. Ah, io non lo so. Bene, signor Beck. Dottor Mac, le chiedo un suo parere. Sta scritto Capitan Mac qua sotto, lui dottore, giustamente. Ma dottore, capitano, dottore, fa di tutto, è tutto fare Mac. No, volevo chiederti una tua opinione sull'arrivo di Jade Carrier, se gli ha fatto una buona impressione. Allora, io l'ho detto all'inizio, che sì. La Cargill, da quello che era stato raccontato, che era una pippa sul ring, questo era stato raccontato, però io quello che ho visto ieri sera, anzi questa sera, perché l'ho vista stasera SmackDown, quello che ho visto da parte della Cargill è potenza, carisma, non è partito il pollice, hai visto, funziona, carisma e hype, questo ho visto. E quindi mi aspetto veramente di vedere grandi cose. A questo punto non so se si vocifera o è confermato un Six Women Tag Team Match a WrestleMania. No, già ufficiale. È ufficiale. Quindi sì, quindi sarà proprio il debutto ufficiale della Cargill solo a WrestleMania, ma in WWE, lasciando stare la Rumble. Sì. Diciamo di sì. Robespierre dice, a me in AEW Jade non mi sembrava tanto pippa. Io non lo so perché non guardo l'AEW, non la guardo. Un po' perché non mi piace, un po' perché non c'ho proprio il tempo. Sì. Mi è stato raccontato questo, io ho detto, vabbè, vediamo in WWE come si comporta e poi posso trarre i miei giudizi, le mie conclusioni. Sì. Esatto, credo. Oh, che bella da aver la vita del bucanier. Sono giù per il mare, io voglio andare per del pirata, mi piace il mestiere. Oh, mi piace per nave vagar. Andiamo avanti, vaffo. E dunque, dopo aver sentito la mia, finalmente facciamo parlare Massi. Non ti dico niente, parla tu, Massi, vai, parla. No, allora. Microfono libero. Allora. Open mic. Vabbè. Cioè, che posso spottere? No, scherzo. Quello no. Quello ho già fatto un mezzo sfogo oggi alla chiesa delle Breste recuperate. No, sull'arrivo di Scott Steiner c'aveva altro. No, non è un cappello, è una bandana, ragazzi. È una bandana, non è un cappello. Che poi, tra l'altro, non è una bandana. Questa qua, porca miseria. Lo sanno già tutti. Questa non è una bandana normale, questa... E la maschera. Sì. Dove sta? Stai per ammazzare qualcuno. È la maschera questa, capì? Che funziona anche a bandana. Fa di tutto. Il ritorno di Demon Mecca. Allora, torniamo all'argomento che è l'arrivo di Jade Cargill. Torniamo al nostro argomento caldo. Sì, che se posso partire da come è arrivata, praticamente c'è stata la firma del contratto. Visto che si può collegare la firma del contratto proprio in mezzo al ring, minchia, che pure sto contratto c'è un ciao, c'era più, c'era firmami prima che se no mi arriva a Pierce, me la frega. Poi Aldis, insomma, contento perché si è portato a casa una superstar come Jade Cargill, giustamente. Poi ha fatto il solito promo, insomma, che è arrivata, la tempesta è arrivata, quindi
Vol, sì, vabbè, vuol puntare in alto, ma vince. Un saluto a Blackheart che si è collegando adesso. Ciao. Collegato, collegata, non lo so, identificati. Collegat, ecco. Collegat, nel dubbio. Esatto. No, visto che gli ha fatto la firma, lei ha fatto questo... Dicevo che aveva fatto questo, insomma... No, sono stati in silenzio giustamente per rispettare i grilli che... È stata epica comunque, è stata epica. Sì, sì. Sì, no, dicevo che ha fatto questo promo in cui ha sì, di voler puntare, dichiarato di voler puntare in alto, insomma, che la tempesta è arrivata, tutto... Solito promo di... È il classico promo, insomma, della Super Star. Il classico promo, e chi l'ha mai vista? No, 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 è il classico promo delle superstar in generale, visto che... Ah, in generale, ok. Quelle che tipo, dice, arrivo, voglio vincere tutto, più o meno, Siamo a quei livelli lì. Poi andando al main event, un buon main event, insomma, da show settimanale, vittoria di Bianca Belair. Voi avete confermato che ha vinto per schieramento. A me mi sembra per squalifica. Ho detto, magari c'è stato un errore di timing perché ho visto subito. C'è l'errore di timing, ma alla fine non cambia niente. Sì, infatti, ho detto tanto vittoria per schieramento, vittoria per squalifica. Avrei vinto lo stesso Bianca, ecco. Insomma, arriva c'è il pestaggio di damage control di Bianca Belair e arriva Naomi, settimana scorsa le ha prese, stava anche Fudes anche settimana, insomma, le ha cercato di darle, però, e poi arriva a cercare con tutta la calma possibile, perché è bellissimo. Arrivo, insomma, risuona la team song di Jade Cargill, tutti, Jade Cargill doveva ancora arrivare, con la sua calma... È bello perché è entrata con tutta calma, poi, cioè... Vedi quell'altro stava lì fermo, cioè, le stava ammirando, arriva lei. Cioè, tutto ammirato così. Lei. E ci sto. Ho capito che la tempesta sta arrivando, però, insomma... Dagli una mano! Sapia comodo, sapia! Sì, magari tipo era in anticipo, non voleva finire prima lo show. Madonna. Visto che, di solito... infatti poi è arrivata a far piazza pulita, diciamo. Bella la Grand Slam che aveva fatto su Dakota. L'impatto. Anche la... Sì, prima la Powerbomb. Prima la Powerbomb e poi dopo la Grand Slam. Sì, sì. Anche la Powerbomb bella d'impatto, proprio. Così. Bello, proprio bella veramente. Di potenza, sì, sì. Bella, poi pulita anche se non sbaglio. Cioè, ha fatto. Sì. Anche nel selling, Sì. Veramente un gran bel lavoro. Sia la Powerbomb sia la Glam Slam. Veramente bella. Bella. Enrico Perruzzo, buonasera. Occhio a mettere la maschera, potresti attirare AJ Styles. Porca miseria. Esatto. Non ci avevo pensato. Arriva lui. Robespierre chiede: ma Aldis non farebbe meglio tornare a combattere? Magari, però, peccato che è infortunato. Magari. Oh, però. Sì. Da GM comunque tutto sta facendo un grande lavoro, Sì. Grande lavoro anche da GM. Però secondo me ci ha messo poco. Cioè, miglior general manager dai tempi di Teddy Long. Però mi piacerebbe vederlo combattere almeno l'ultima volta. Tanta roba lui, su ring. Tanta roba lui. Sì. Peccato come è stato presentato. Peccato come è stato presentato all'inizio, Aldi. No, sicuro. Ma se si è infortunato vuol dire che allora si stava allenando. E se si stava allenando vuol dire che c'era qualcosa in serbo per Stamina, oppure erano allenamenti a cazzo sui, non lo so, vediamo. Eppure fortunato poveraccio, è vero. Si è spaccato, poverino. Asuka zoppicava di nuovo poi. Io non me ne sono accorto, sai? No, non me ne sono accorto, però forse l'errore di timing, secondo me, è basato su quello, perché poi, siccome si è rotta la caviglia due settimane fa, si è rotta, un po' esagerato, si è storta la caviglia due settimane fa entrando, forse sarebbe presa comoda entrando, così magari. Sì, ma ho detto, no, a me non mi sembrava che si zoppicasse, poi non ci ho fatto caso io. O forse non per evitare, magari... perché forse non si è ripresa del tutto. La storta è pesante, ma... ragazzi, non è che passa così. Lo so qualcosa. Anch'io. Magari dice top per non farle fare tanti sforzi, magari per tipo che so, per arrivare a WrestleMania abbastanza in forma da fare. Quando arriva Gil si vede molto che zoppica. Andremo a rivedere, poi vediamo così. Ma guarda,
il controllo, ti posso anche ricontrollare, ma a me non mi è sembrato, poi magari io sarò cieco io, ma magari abbiamo visto da una colazione un po' diversa, magari se guardiamo perfettamente essere, forse ce ne accorgiamo, può essere. Ah, guarda, vado subito a rivederlo in caso. No Massi, se no facciamo troppo tardi, sono già passate 2:10, andiamo un po' spediti. Ok. Niente, ragazzi, abbiamo praticamente detto tutto. Quello che possiamo dire è che alla fine si conferma. Chris aveva detto che ero scettico all'idea di mettere in coppia. Io. Se al Times abbiamo sì. detto che magari no, se, al Blueprint proprio, che magari possono continuare a fare coppia sì. Bianca e la Cargi. Fammi parlare. Ma perché rispondi? Ma fammi finire parlare, mannaggia la miseria. Uffa, allora. È un'esasperazione con voi. Oh, 144 puntate ancora non ha capito. Sì, Blackheart, sì, vabbè, no, non posso mettere un commento del genere su Twitch, perché a parte che qua sono paranoici, quindi non lo posso mettere. C'hai ragione. Però non posso mettere un commento del genere su Twitch. Qualche settimana fa avevo detto che c'entra Bianca con queste due. No, io. L'ho detto io. Proprio chi c'entra Bianca con queste due? No, non penso che l'ho detto, anche perché ne abbiamo parlato anche, non mi ricordo se era Times o Blueprint, però uno scenario abbiamo detto quello che potrebbe accadere. Ah, forse perché si parlava della possibilità di vedere Bianca contro Jade, forse per quello. Sì. Ma parecchie settimane può fa. Può essere. Ma parecchie settimane fa. Ma poi Bianca che c'entra queste due, è in faida con le damage control, più o meno. Io non mi ricordo di aver detto, non me lo ricordo, sinceramente, non mi ricordo di averlo detto. Che poi io sono un tipo che cambia... Nemmeno io. Cambia idea, non è che cambi idea. Sicuro, cioè, fa una cosa e poi se la scorda, ma così proprio. Quando va detto, va detto. C'hai ragione. Magari quando uno si deve sfogare... Che dici? No, magari dicevi, Alan, avevi un'idea. No, dicevo, avevi un'idea sul fatto di Bianca, poi nel passare le settimane hai cambiato idea e ci può anche stare. Visto come sta andando la situazione, io non è che influisco sulle decisioni di Booking. Quello mi fanno vedere, io quello analizzo alla fine. Immagino che vai da tipo lei, ascolta, devi fare in questa maniera, capì? Da retta a me che questa cosa funziona. Gli vai a dire, guarda, sta cosa funziona, da retta a me, se volevi influenzare il booking, hai detto. Dice Chris, sempre 3 contro 3, la prima volta che giri contro le damage, Bianca aveva detto a Naomi di lasciar perdere Bailey. Ok, però nelle settimana successiva abbiamo parlato della possibilità di Bianca, non del 3 contro 3, della possibilità di vedere Bianca e la Cargill in coppia. Che magari si costruiscono, magari vanno anche a vincere le cinture, poi split il team, perdono le cinture e vanno in faida. Questo si è raccontato, questo abbiamo pensato potesse accadere, e questo è che speriamo anche che accada, perché è il pensiero nostro. Dario, dammi conferma per favore, non stare lì insieme. Sì, no, mi ricordo. Mette l'ansia. Mi ricordo perché se non mi sbaglio lo dissi proprio io. Bravo. Lo dissi ancora prima che arrivasse Naomi. Ho detto magari si unisce Jade e poi le battono le Kabuki per i titoli e poi magari vanno in faida poi loro due. Mi ricordo. Perdono i titoli e vanno in faida, questo me lo ricordo. Mi ricordo. Periodo SummerSlam più o meno avevamo detto. Sì. E quindi ragazzi direi che abbiamo detto tutto. C'è un riscatto in chat, chi è? Proprio adesso, a quest'ora poi ragazzi. È quasi mezzanotte. Ma sono passate 2:15 e stiamo ancora in live. Ma ci volete fare andare a letto, per favore? Siamo stanchi. Che hai combinato? È sempre agri. Che hai combinato? Ragazzi, non c'ho Twitch in mano. Che è successo? Neanche io. Chi ha riscattato? Che avete riscattato? Maledetti. Dove sta sto riscatto? Non lo vedo neanche.
non lo trovo. Dichiarazione d'amore. Ma a quest'ora, ragazzi, è dichiarazione. Vabbè. Scusa, Dario, tutto ho sbagliato. È tolto, vabbè. Tolto, Dario, aspetta un attimo. No! Aspetta! Vai! Non si sente la musica, vabbè. Sembra Super Quark, ma vabbè. Allora. Bene. Mia cara Saia, in questa bellissima atmosfera pasquale, qua mi scrivono per Ricochet, ma io Ricochet neanche lo considero, perché sei tu l'unica regina del mio cuore. E dicevo, in questa bellissima atmosfera pasquale, dove girano tante uova, io ne ho due che sono pronto a regalarti ogni volta che lo vorrai. Già è finito. Ragazzi, ma quando uno dice di voler donare le proprie uova ad una persona, non però c'è sai, dichiarazione d'amore. Gliele ha donate già rotte queste uova, eh? Cioè, che poi è come iniziare, proprio l'incipit, l'inizio proprio. Cara Saraya, benvenuto in questa città che è bellissima, ma non altrettanto che lei. No, no, vi prego, ragazzi. Per favore, ragazzi. È tardi. Ecco. Per favore, ve voglio bene. Non fate sti cose. E meno male che abbiamo tolto, meno male che abbiamo tolto Nonno Metal dai riscatti, che sennò. Non scherzo, scusate, grazie King, grazie per la comprensione, mi siamo stanchi, Dario, guarda, non ce la fa più, tra poco sbatte per terra, Dario, guarda. No, vabbè, diciamo che l'ora è un po' tarda, diciamo, ecco, però, insomma... È mezzanotte meno 10, fateci andare a letto, per favore, siamo gente che lavora qua. Con la cintura hardcore sullo sfondo è molto romantica. A me piacciono le cose hardcore. Ecco, bella idea. Andate a riscattare tutti quanti la Cree con la dichiarazione per Ria martedì sera alle 21 col Big Red Machine. Intanto, ragazzi, non so se a voi interessa. Non so se vi interessa. Ma mercoledì inizia su Twitter, all'attuale X, WWE Speed. Sì. Poi, tra l'altro, molti ancora non hanno capito che cos'è sto WWE Speed. Ve lo spiego, perché mi state tempestando di messaggi. Ma cos'è sta cacata dello Speed? Cosa faranno i match più brevi? No. WWE Speed è un formato che è esclusivo del social X, l'ex Twitter, che servirà... non servirà un cazzo. Però sarà un'esclusiva di quella piattaforma, e dato che su X i video che si possono caricare non possono avere una durata maggiore di 5 minuti, la durata dei match, saltando le entrate, durerà dai 3 ai 4 minuti. Hanno detto minimo 3 minuti, ma sappiamo la WWE con i numeri come fa. Quindi, tra l'altro introdurranno anche una nuova cintura. A che serve? Non lo so. Quando durerà? Poco, però, almeno. No, per dirvi che ci sono già i tapings del primo WWE Speed. Se volete, io ve li dico pure, entriamo in spoiler zone. È calato il ingresso sul ring di Roman Reigns dura all'incirca come un intero torneo di Speed, è vero. Esatto, esatto. Vabbè, più o meno. No, aspetta un attimo, Chris. Saturday Morning Slam era la cacata per i bambini delle 8 di mattina. Sì. Quello era Saturday Morning Slam. Che poi c'avevano messo un general manager, che cazzo serve un general manager per uno show che se lo guardano i bambini la mattina? Boh, non lo so. Chris non li vuole sapere. Chi li vuole sapere gli spoiler di WWE Speed? Vabbè, hanno fatto tipo altri match, non solo sta settimana, no, ma anche altri. Ho registrato altri. Cosa? Ho fatto così, sono partiti i palloncini.
cioè non posso neanche più fare così. Vabbè, no, dicevo, ne abbiamo registrati anche altre delle scorse settimane. Quindi, boh. Ah, questo è il tapings del 29-3, quindi non c'è, ok, quindi è inutile fare spoiler, lasciamo stare. Lasciamo stare allora. Vabbè. Nient'altro da dire, ragazzi. Andiamo a vedere settimana prossima che cosa avremo a SmackDown. Abbiamo annunciato solo Sikoa contro Jey Uso. Aspettiamoci l'overbooking come sempre con i match di Jey. Ah, sì, ovvio. Ovviamente. Sicuramente l'interferenza anche di Jimmy. Forse, perché no, anche Roman Reigns, anche se non penso che gli interessi. No, non credo. Anche se ha sentito dire, per ordine del Tribal Chief, The Rock ha attaccato Cody, per ordine del Tribal Chief si affronteranno i due fratelli, per ordine del Tribal Chief, settimana prossima ci sarà quest'altro incontro fratricida. Che cosa è cascato? Niente, è la sedia che fa rumore. La Madonna. Ma come sei, che è? E per concludere, siccome siamo l'ultima puntata di SmackDown prima di WrestleMania, ci sarà l'Andre the Giant Memorial Battle Royale. Chi la vince? Non lo sappiamo, perché non sappiamo. Bronson Reed, se c'è. Ci sta. Basta che non fanno come settimana scorsa. E tra l'altro, settimana prossima, visto che è l'ultima puntata anche del Blueprint, prima delle semene, ci sarà il Blue Predict, la parte di pronostici dedicata al roster di SmackDown in vista di WrestleMania. Quindi, io i pronostici già li ho fatti con il Sin Times Podcast, per quei match che sono stati annunciati fino alla scorsa settimana, adesso facciamo più dettagliatamente quella per la parte di SmackDown. Dario, tu invece... A proposito di pronostici, martedì alle 16.30 c'è Style Talk Slam con gli ultimi pronostici di WrestleMania. Eh sì. Siateci! Dimmi qualcosa di più. Vabbè. No, nel senso che tu hai ragione. Siateci, perché è molto, insomma, molto importante. Ci sarà di divertirsi, visto, con i pronostici a stronzo soprattutto. Quindi... Che quest'anno, questa WrestleMania. Dice Chris, settimana prossima quello colleghiamo il Blueprint. Stand and Deliver non è domenica. No, è sabato. No. Sabato alle 6, durerà un paio d'ore più o meno. Ma credo che alla fine è sempre lo stesso orario, presumo. Io presumo non so neanche se facciamo una maratona. Tanto, guarda Alan, il Stand and Deliver, se tutto va bene, alle 8:30 finisce. Noi andiamo in onda alle 9:30, perciò... No, per allora... sapere che se facciamo una maratona andiamo dopo. Next Big Thing, se fanno la review, fanno la live reaction. Credo, non lo so, ora bisogna sentire. Noi possiamo aspettare loro direttamente, comunque sempre dopo le 8:30, 9:30, comunque sempre. Sì, e tanto sì. Poi dobbiamo collegarci con Dario, che andrà in onda col First Reaction Shock. Yes, come sempre. A che ora, Dario? Perché cambia l'orario, eh? Il kickoff c'è alle 11. È vero, allora un attimo che faccio un attimino un controllino veloce, ve lo dico subito, un attimino di pazienza. Ok, allora vediamo un po'. Ok, quindi allora lo start time al momento nel Regno Unito è a 1:00 PM, quindi dalla mezzanotte. Aspetta, resta meno, sono 2 ore di kickoff. Sì, no, perché allora all'una comincia la main card, all'1:00 PM, quindi a mezzanotte, alla mezzanotte c'è il kickoff. Mezzanotte che ovviamente va intesa come mezzanotte nel Regno Unito, quindi alle 11 da noi. Alle 11 di sera da noi, quindi idealmente appunto ci dovremmo collegare intorno alle 11. Ok, ma contando il fatto che il kickoff dura un'ora, per come la stai dicendo. Due. Esatto. Ma il kickoff di WrestleMania dura 2 ore. Qua io ho cercato, c'è TalkSport che dice che praticamente è un'ora. Strano, no, per se, no, se com- sembra com- fatto 2 ore.
WrestleMania comincia alle 7 ore americane, da vedere all'una. La main card. Sì, e il kickoff alle 5 c'è scritto, quindi da lui alle 11. Magari hanno capito che non serve un cazzo sto kickoff e fanno solo un 1. Ma cominciasse la mezzanotte sarebbe meglio, eh? Che poi alla fine sono sempre due notti, quindi se la possono gestire in tutte e due le appunto. Notti. Appunto. Cioè, sul network c'è scritto 6 ore, io penso che sia 4. Vabbè, comunque, inizio. L'inizio ufficiale è all'una di notte, quindi Dario, First Reaction Shock ufficialmente inizia alle... A meno che non metto... Shock a mezzanotte a questo punto, la nostra mezzanotte. Sì, a meno che non mettano un match durante il kickoff. Quindi... Poi comunque seguiteci sui social perché annunceremo lì sicuramente l'orario e poi è WrestleMania, ragazzi, quindi collegatevi a prescindere perché siateci tutta la notte. Siateci. Sarà una grande nottata, ragazzi, finalmente manca una sola settimana all'evento più grande dell'anno. Questa WrestleMania ce la stanno facendo su Raw e finalmente siamo arrivati al grande momento, WrestleMania 40. Cioè, ragazzi, qua, quando mai avremmo potuto avere l'emozione di poter vivere WrestleMania 20, WrestleMania 30, WrestleMania 40? Quando? Speriamo di ritrovarci tutti quanti qui a WrestleMania 50. Signori, detto questo, ricordo ancora, Blueprint settimana prossima sempre alle 21.30, salvo cambiamenti. First Reaction Shock, sabato, mezzanotte, salvo cambiamenti. Cytalk Slam con Massi, 16.30. Martedì. Basta. Martedì alle 16.30, ovviamente con i pronostici. Non vi dimenticate, domani è Pasqua, quindi Wrestling Times Podcast non va in onda, tanti pronostici noi già l'abbiamo fatti, sì. Però voglio, ci tengo a ricordarvi che Wrestling Times Podcast, quando faremo la review di WrestleMania, non andiamo in onda domenica 14, ma andremo in onda venerdì 12, perché 13 e 14 WrestleMania verrà trasmessa in chiaro su D-Max, quindi daremo la possibilità di guardarla senza che dovete venirci per forza a seguire. E quindi noi faremo la review il 12. Se l'avete vista e volete parlarne, venite venerdì 12. Tra l'altro avremo anche Luca Carbonaro, il Doc, perché il Doc sarà presente appunto a WrestleMania e quindi ci parlerà della sua esperienza allo Showcase of Immortals. Che altro più? Lunedì non so se ci vabbè, i soliti appuntamenti del canale. Lunedì c'è alle 21 c'è Aldo col Pro Wrestling Culture, martedì abbiamo detto Big Red Machine e Saltox Slam rispettivamente alle 21 e alle 16.30, non so perché l'ho detto al contrario, non fa niente. Mercoledì Next Big Thing alle 21.30, se non vado errato. Sì, 21.30, dovrebbero fare anche loro credo i pronostici per Stand and Deliver. Beh, c'è Stand and Deliver, giustamente. Giovedì c'è il nostro caro Max e Paolo con All About Elite, mi pare 18.30 o sono tornate anche loro alle 21? Giovedì erano credo alle 21, credo alle 21 giovedì, quindi non so, a volte dipende. Vedo dipende una cosa, credo... non è Freya. No. Penso che dipenda da quando è disponibile Max, non so. Vabbè, comunque, restate sempre sintonizzati sul nostro calendario perché là c'è scritto tutto. Esatto. Venerdì, per il momento, non c'è nulla questa settimana. Appunto, ricordo. Sabato, sì. Vabbè, a sto punto, ragazzi, aspettiamo un minuto visto che è mezzanotte 59. appunto, sabato, Blueprint, First Reaction Shock e WrestleMania. Domenica, WrestleMania. Sì. O forse la review di Stand and Deliver, o forse la fanno direttamente sabato. Non lo so, purtroppo. Ragazzi, beh, mezzanotte, buona Pasqua! Mezzanotte, a tutti. Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua anche da parte sua, che non si fa vedere. Buona Pasqua vedere, a tutti! Non si fa vedere, è timido. Esatto. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti. Detto questo, signori, grazie mille. Alla settimana prossima. Grazie a tutti, buonanotte. Buonanotte.